Buonasera, bentrovati dal club di Lunedì Granata all'indomani di una cocente sconfitta per l'Acireale in quel di Rende, una sconfitta che ha lasciato strascichi. Oggi mister Pagano ha presentato le dimissioni, pare che la società le ha respinte. Ne parleremo però tra poco in studio insieme ai miei ospiti e insieme a Giuseppe Fasone, direttore generale dell'Acireale, che aspettiamo a momenti. Focus sul Rende Acireale, su momento, sul proseguo della stagione, prima però lo spot e poi la sigla. Questo programma è offerto da Sicilgrassi, vivi sostenibile. Edil Tomarchio, via Aldo Moro, circonvallazione Aci Sant'Antonio. Ristorante I Cavaddari, ad Acireale nella piazzetta Bella Vista a Santa Caterina. Pennisi Auto, via Paolo Vasta 225, Acireale. Bar Kennedy, in via Kennedy 39, Acireale. Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale Acireale. Super conveniente. Frivolezze, via Paolo Vasta 102, Acireale. Dolce e freddo re, ad Acireale in via Giovanni Verga 53. Bruno Service Clima, via Alessandro Manzoni 1618, Acireale. Orazio Cordai Fritte Food, viale Libertà 1315, Acireale. Buonasera di nuovo, bentrovati in diretta per questa nuova puntata di Lunedì Granata, come dicevamo all'indomani della sconfitta per l'Acireale in quel di Rende, sesto KO in stagione che fa sprofondare nuovamente all'inferno i Granate. Una giornata molto particolare, cominciata questa mattina con le dimissioni presentate dal tecnico mister Peppe Pagano, poi una lunghissima riunione in società durata praticamente più di 6 ore. Alla fine pare che la società abbia respinto le dimissioni del tecnico Granata, che dovrebbe rimanere in sella alla panchina. Dovrebbe, perché ancora non c'è un comunicato ufficiale da parte della Acireale Calcio, è una notizia di qualche minuto addietro che magari ci confermerà tra poco in studio anche il direttore generale del club Granata, Giuseppe Fasone, che attendiamo a momenti. Intanto però vi presento gli ospiti già presenti in studio, partendo dalla mia a sinistra con il collega Chris Grasso. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera poi a un ex bandiera ma anche allenatore e direttore della Acireale Calcio e di tante altre società professionistiche, Orazio Sorbello. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche a Raffaele Musumeci, un saluto anche a te. Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera anche a Pierangela, ricordiamo anche i modi per i nostri telespettatori per mettersi in contatto con noi e per preparare magari anche qualche domanda per gli ospiti in studio e per il direttore Fasone. Grazie Mario, buonasera agli amici di Lunedì Granata. Come sempre o commentate la diretta qui nella pagina di Atena Espresso Channel oppure un messaggio WhatsApp al 349-850-8509. E allora aspettiamo i vostri messaggi, intanto però andiamo a rivedere le immagini che sono arrivate da Rende, sconfitta come detto per l'Acireale 1-0, gol nel finale da parte di Gozzerini. Vediamo. Una sconfitta che fa male, tanto male, e che fa vacillare il progetto Acireale dalla base. Le pesanti contestazioni di alcuni tifosi all'indirizzo del tecnico Pagano alla ripresa degli allenamenti avrebbero infatti spinto il mister a considerare l'ipotesi di un passo indietro. Se ne saprà di più nel pomeriggio al termine del vertice che la dirigenza granata terrà intorno alle 15. Il momento è dunque delicatissimo anche perché il campionato non conosce pause e già mercoledì si scenderà in campo contro il Troina. L'antefatto però resta il KO di Rende, un Acireale che torna ancora una volta sconfitto dalla trasferta, disfacendo, come la mitologica Penelope, lontano dalle mura amiche quello che pazientemente costruisce allo stadio Ace Galatea. Le attenuanti per l'ennesima sconfitta sono come sempre tante, dall'assenza di due pedine cardine come Silvestri e Buffa fino alle condizioni non ottimali di tanti giocatori costretti nelle ultime 2 settimane a giocare ogni 3 giorni. Tanto che Pagano rivoluziona la formazione iniziale, lasciando addirittura in panchina Rizzo e schierando un'inedita coppia d'attacco Pozzebond e Felice. Le attenuanti però non fanno punti e alla fine Granata tornano in Sicilia ancora una volta a mani vuote.
e in mezzo soprattutto che la Cireale manifesta dei problemi. João Pedro non garantisce lo stesso rendimento di Buffa e Cozza è limitato dalle condizioni impresentabili del terreno di gioco. In più la Cireale che scende in campo sembra quasi spaventato ormai dall'idea stessa di dover giocare lontano da casa. È intimorito e contratto e fa il gioco di un rende che non chiede di meglio che portare a casa un inesperato 0-0 contro la seconda della classe, al punto che il tecnico Napoli tiene inizialmente in panchina l'attaccante Gozzerini, capocannoniere della squadra. Così rende a Cireale e diventa una partita dove succede veramente poco. Una conclusione di Palma respinta di faccia da Cozza da una parte, un quasi autogol in mischia nell'area calabrese dall'altra con Quinteiro che ci mette una pezza. Un tiro dalla distanza sul fronte opposto che non impensierisce il rientrante Ruggero. Si va all'intervallo con questo scarnissimo tabellino. La ripresa è anche peggio, la partita rimane bloccata nonostante Pagana cerchi di dare una scossa ai suoi, inserendo Rizzo e Talla su Arè. A parte qualche conclusione dalla distanza che non impensierisce i rispettivi portieri e qualche pallone scodellato in area alla ricerca di un Pozzo e Bonabulico, non succede letteralmente nulla fino al 38esimo minuto, quando arriva l'immancabile patatrac in area granata. Un tiro senza pretese di un centrocampista del Rende viene deviato da un difensore granata e diventa micidiale per Ruggero che difende la sua porta con un guizzo felino mandando la palla a sbattere sulla traversa. Peccato che sulla ribattuta il più lesto di tutti sia Gozzerini, entrato da poco più di 10 minuti, che di testa manda la palla sul palo lontano. Adesso la Cireale affretta, ma il Rende si chiude bene e concede ai granata solo una pericolosa conclusione dal limite di Iania che Quinteiro respinge. Finisce 1-0 per il Rende e se granata non mettono la parola fine al capitolo Serie C è solo perché la CR Messina capolista non corre e si fa fermare sullo 0-0 in casa dalla Cittanovese. Alle spalle dei granata però vincono tutte, guizzi importanti di Football Club Messina e Gelbison che vincono le difficili partite in trasferta rispettivamente di San Luca che capitola in casa dopo 3 anni e mezzo e Santa Maria Cilento. Entrambi scavalcano i granata che scivolano così al quarto posto e vedono avvicinarsi anche il Licata che passeggia 3-0 sul Marina di Ragusa, per una classifica dove si comincia a scavare un piccolo solco tra le prime 5 e le altre, tra le quali fanno punti Dattile e Castrovillari, 1-1 nello scontro diretto, e fa un balzo in avanti il Rotonda che spugna 2-1 Troina. In coda a vanificare il successo del Rende sulla Cireale ci pensano le vittorie del Sant'Agata 1-0 in casa contro il Biancavilla e del Roccella 1-0 in casa di un Paternò che dopo il successo sulla Cireale inanella la quarta sconfitta consecutiva. Classifica e domenica amare dunque per la Cireale. Raffaele, cosa succede a questa squadra che continua ad avere stop and go? Vince, poi cade, vince, poi cade. Cosa manca? Quali sono i veri limiti di questa squadra? Ma guarda Mario, io sono anche stanco, posso dire, senza voler essere polemico in nessun modo. Noi potremmo semplicemente riprendere la trasmissione di lunedì scorso, riproporla qui con gli stessi temi, gli stessi argomenti, magari non gli stessi ospiti, gli stessi highlight, ma è la stessa... Dobbiamo fare oggi le stesse discussioni identiche che abbiamo fatto 7 giorni fa. Esatto. Questo è semplicemente il fatto. La Cireale, ed è paradossale, è una Cireale, questa questo. Cireale è una Cireale che non impara dai propri errori. Fine. Chris, è una Cireale che non impara dai propri errori, ma è una Cireale che, numeri alla mano, ha un ruolino di marcia in casa, uno fuori. 6 sconfitte stagione, tutte arrivate lontano dallo stadio ACI e Galatea. Fuori casa ha sempre subito gol questa squadra, tranne che a Troina. 5 sconfitte nelle ultime 6 trasferte. La squadra praticamente numeri alla mano si sta abituando a perdere fuori casa. Quello che ha detto Raffaele prima è lo specchio della realtà e secondo me è la vera gravità. Cioè il fatto che noi una settimana dopo, cioè, eravamo qui a parlare di San Luca Cireale, dopo San Luca siamo costretti a ripetere le stesse cose. Cioè, onestamente non c'è nemmeno molto da dire, cioè, è paradossale, mancano anche gli argomenti, potremmo dire tutto e potremmo dire niente. Adesso possiamo mandare la replica della puntata di lunedì, è uguale. Potremmo uguale. Dire che fondamentalmente, adesso aspettiamo cose di anche il direttore Fasone quando arriverà a momenti. Ma le stesse argomenti sono quelli, cioè nel senso, se non si fosse dichiarata la volontà di vincere il campionato, oggi il quarto posto sarebbe... Saremmo contenti perché avevamo un punto in più dell'anno scorso. Siccome c'è stato questo slancio di entusiasmo iniziale, oggi... essere in questa situazione non ti fa stare sereno. Cioè, per certo, perdere 6 partite è sempre una cosa brutta, no? Anche per il tifoso che riceve questa cosa. Però adesso io voglio conoscere
quando arriverà il direttore ce lo spiegherà, le motivazioni dell'eventuale conferma di Pagana. Non perché io sia contro Pagana, anzi, secondo me Pagana è un ottimo tecnico, mi giunge voce che fra le motivazioni, magari ce ne sono tante altre, c'è anche il fatto che la squadra sia dalla parte di Pagana. Mm. Lo deve dimostrare sul campo. Ci sono servono tante, i fatti. Ci sono tante motivazioni, sì, certo. Servono i fatti. Perché ieri e nelle ultime trasferte a Paternò, eccetera, eccetera, la squadra non ha dimostrato di essere dalla parte del suo mister e anzi l'ha mandato al macero. Ha mandato il mister al macero. Chiediamo anche a mister Orazio Sorbello, in questi casi, quando una squadra ha un atteggiamento, una sicurezza e quindi anche dei risultati in casa e poi fuori casa non riesce a confermare quanto ha fatto di buono in casa, sono limiti più che altro mentali, di personalità o no? Secondo me è opinabile quello chiaramente che dico io, di compattezza di squadra, perché la Cireale ha degli ottimi giocatori per la categoria, ottimi elementi, ma che non forma una squadra compatta. E ne testimonia il fatto che una domenica balbetta, una domenica si riprende. Quindi questo chiaramente... Da cosa scaturisce, a mio modesto giudizio sempre? Sì. Scaturisce da troppi cambi. Ci sono state 21 operazioni da che inizia il campionato, ora, sì. 21 operazioni tra entrate e uscite. Non si può formare una squadra. L'allenatore è anche messo in difficoltà a formare una squadra compatta. Ecco, ma tutte queste operazioni in entrata e in uscita a distanza praticamente di 3-4 mesi sconfessano un po' le scelte estive? Questo lo dobbiamo chiedere ai diretti interessati. Chiaramente tu un giocatore lo prendi, dopo un mese lo mandi via, cioè, mi sembra un paradosso, però la realtà è questa e bisogna andare avanti. Fortunatamente che le altre squadre in avanti non corrono. Però mister, sì, scusami, però credo che ieri ci sia stata un'accelerazione di alcune squadre, perché i successi del Football Club Messina e della Gelbison fuori casa possono essere l'inizio di un cambio di marcia, e in quel cambio di marcia la Cireale si deve inserire, vero, se non vuole rimanere tagliata. Vero, ma c'è ancora un margine di, diciamo, non è che c'è stata una squadra come gli altri anni, c'era il Bari, c'era il Palermo che hanno preso il largo, una squadra che scappa e quindi già il campionato era chiuso. Cioè, ci sono dei margini ancora di ripresa. Perché? Perché le altre squadre non stanno facendo faville, neanche loro, quindi e forse il rammarico è anche doppio, sì, proprio per questo. Sì. Ma commentavamo, Raffaele, scusatemi, lunedì scorso, poi riprendiamo gli stessi argomenti. È vero, non si arriverà primi, magari sì, attenzione. Non si arriverà prima, bisogna arrivare a secondi. Perché? Per quella che è la situazione, certo, di tante società, certo, di Serie C. Certo, può essere ripresa. Continuando in questo modo non si arriva manco quarti. Io, guardiamo la realtà in faccia. Io, Mario, volevo dire due parole sul discorso di Pagana. Io penso che tra le motivazioni che abbiano spinto, se così verrà confermato, la dirigenza a lasciare il tecnico sulla panchina, ci siano diversi motivi, non solo quello che diceva Chris, che la squadra è evidentemente dalla parte dell'allenatore, ma stiamo, non ce lo scordiamo, a due giorni da una partita, certo, che sì, a questo punto diventa importantissima, e poi dopo tre giorni ce ne sarà un'altra. Sì. Cioè non puoi tu esonerare un allenatore in questo momento. Tutto al più gli dici, ti do due partite di bonus, portami sei punti fra Troina e Sant'Agata e poi c'è il derby col Messina. Frutto della contingenza. Non solo, Mario, non solo. Secondo me c'è anche una questione che la società è spiazzata da quello che sta succedendo. Non si aspettava di vivere questa situazione e non si aspettava probabilmente nemmeno che Pagana facesse questo passo in avanti, mettendosi a disposizione per un'eventuale dimissione. E quindi oggi la società si è trovata in questa patata bollente in mano e ha scelto la strada della continuità, perché era complicato trovare una soluzione in tempi così rapidi. Ma aggiungo anche un'altra cosa, ammettiamo che sia zona ripagana. Chi viene? E questo qua. Chi viene? Esattamente. Allora, uno, e seconda cosa, quale allenatore viene ad Acireale in una società che
una squadra, non una società, che deve recuperare di fatto 5 punti, che ha fatto 6 partite, di fatto quei punti non tornano. Ragazzi, quei punti non tornano. Anche se si esonera, non è che se si esonera Pagana ci restituiscono 2-3 delle partite che abbiamo vinto. Quei punti persi rimangono persi. Ora, quale allenatore si mette a guidare una squadra che vuole vincere il campionato e che ha già fatto 6 sconfitte? Non è possibile. Posso permettermi? Secondo me, chiunque non sono d'accordo. Venisse chiamato nella Ciliare oggi accetterebbe la panchina mister. Certo. Dimmi se sarà. Hai ragione. Io penso sono d'accordo. Chiunque accetterebbe. Però io volevo dire anche una cosa. Anche difficoltà a trovare un eventuale sostituto. Ma non l'ho manco cercato. Volevo dire anche una cosa sul discorso proprio delle dimissioni, perché bisogna anche capire un attimino. Questo le mi spiace che non c'è. Sì, tra poco arriverà le condizioni di come, perché mi risulta la voce di popolo chiaramente che Pagano abbia detto: se il problema sono io, sono pronto a dimettermi. Sì. È una cosa. Si è messo a disposizione. Se invece dici no, io non me la sento più, mi dimetto, è un'altra cosa. Questo no, lo chiederemo questo, tra poco, questo, lo chiederemo tra poco, che, perché sono capisco due cose che di, fa sono tutta la differenza da, di questo da modo. Da quello che è trapelato non sembra che Pagano abbia detto non me la sento più. Pagano ha detto, vabbè, sono contestato. Beh, anche perché sono la guida tecnica, pensate che anche perché nel contesto in cui deve operare, credo che un allenatore che dica non me la sento più, non voglio più andare avanti, e poi riconfermarlo con quale spirito dovrebbe andare avanti ancora, visto che non è che mancano 3-4 partite, manca un intero girone. E quindi non mancano, ha respinto comunque mancano, le dimissioni faccio... di, non ha respinto le dimissioni, no, di Pagano, no, no, questo no, voglio dire, non, sono, non si è arrivati alle dimissioni. Ma attenzione, forse attenzione non si è arrivati anche... alle dimissioni ufficiali, ma no, lo sapremo tra poco. Attenzione anche Mario però al girone che tocca alla Cireale, perché il girone che tocca alla Cireale, mancano in questo momento alla fine del campionato 16 partite, giusto? Sto sbagliando. 16 no, 15 partite. Perché c'è la recupero. Allora, 16 diciamo 17. Alla fine del giorno sono 17. Allora. E facciamo solo il giorno di giorno: sono 16 partite. La Cireale di queste 16 partite ne deve giocare 9 in casa e 7 fuori. Sì. Quindi ha un vantaggio dal punto di vista del calendario. Sì. È chiaro che tu non puoi continuare in ogni caso a prescindere a perdere partite fuori casa. Però ha il vantaggio di giocarne molte in casa, cosa che per esempio, di vantaggio di cui per esempio ha usufruito finora il Football Club. Raffaele, però se sei arrivato che tu a metà campionato hai perso 6 partite, certo, ma di cosa stiamo parlando? Esatto. Allora, a proposito delle dimissioni di mister Pagana, oggi leggendo un po' anche le presunte dimissioni di mister Pagana, oggi leggendo anche un po' sui social, mi pare di capire che la tifoseria è spaccata da questo punto di vista, perché io ho letto sia messaggi a favore del tecnico, sia messaggi che invece propendevano per le dimissioni o addirittura l'esonero di mister Pagana. Pierangela, vengo subito da te per capire appunto i nostri telespettatori da che parte si schierano, cioè se sono contenti di questo respingimento delle dimissioni o se invece preferivano un'altra soluzione. Beh, diciamo che sono abbastanza arrabbiati. E mister Pagana, sì, in molti dicono che dovrebbe andare a casa, ma leggiamo i commenti. E per fortuna c'è Claudio Racini che comunque lancia, insomma, mette un po' lo scudo. Lui dice: è giusto contestare la società, ma non possiamo voltare le spalle. Bisogna ringraziare chi oggi investe da Cireale. Non possiamo dimenticare anche il bene che ha fatto Fasone e compagni. Però sembra una mosca bianca. E, Giovanni Garufi scrive: ma i calciatori cosa volete che dicono? Che sono contro l'allenatore, quando prima insomma si parlava di chiedere anche a loro. Concetto Musmeci: se Cireale esiste grazie ai tifosi e non a questi sciacalli di fuori. Meglio giocare per la salvezza con dignità che giocare per farci prendere in giro da questi incompetenti. Ecco, i toni sono abbastanza duri, sì. Abbastanza duri e forti. Scusate, io non posso sentire parlare di gente dei fuori, di incompetenti, in una città che ha osannato i Palella, che ha osannato i messinesi quando sono venuti qua da Cireale. Allora vogliamo tornare a quello? Torniamo a quello. Domani si dimette tutta la dirigenza e poi vediamo l'anno prossimo di che cosa stiamo a parlare. Ora è chiaro, scusami Pierangela, è chiaro che in questa situazione non è il solo Pagana che ha responsabilità, non è il solo Chiavro che ha responsabilità. Se la Cireale non è prima in classifica, evidentemente ci sono stati errori da parte di un po' tutti. Ma da qui a dire dimettiamo tutti e facciamo e cacciamo via tutti, tutto. Mi sembra una cosa veramente che di avere poca memoria e di non ricordarci dove eravamo 3 anni fa, non dico 10 anni fa, 3 anni fa.
a che punto eravamo 3 anni fa? Cristo. Allora, questa però è la comunicazione che è sbagliata. È la comunicazione che è sbagliata. Scusami se ti interrompo, Raffaele. È la comunicazione che è sbagliata, perché se chiaramente, se tu dici a Cireale, ha il palato fino, Raffaele, tu lo sai. Oh, a Cireale sono passati giocatori veri, tra virgolette, squadre vere, e quindi ha il palato fino. Se tu illudi che comunque fai una squadra per vincere, fai una cosa per e poi ti ritrovi in queste condizioni, ma è normale questo? Cioè, quindi è tutta questa idea, aspettative creata in giro. Non ci vuole il mago a capire determinate cose. Io da tifoso, anch'io ieri, quando ha segnato il gol il Rende, ho mandato un po' di gente a quel paese. Ok, perché anche io da tifoso mi arrabbio se la Cireale non vince, perché io vorrei che la Cireale su 38 partite ne vince 39. Ok, però poi bisogna anche, non dico smettere i panni del tifoso, ma cercare di pensare, certo, a quello che si dice. Facciamo finta che adesso si dimette Pagano, si dimette Chiavolo, si dimette Fasolo. Dopo che cosa c'è? Raffaele, scusami, voglio dire una cosa su questo argomento. Allora, partiamo dal presupposto che questo è il momento più difficile da quando questa dirigenza è alla guida della Cireale. Sì, tiriamo una linea, ci sono stati degli errori. Sicuramente l'essere umano sbaglia, noi vorremmo tanto che i nostri beniamini non sbagliassero mai, quando siamo bambini speriamo che i nostri genitori non sbaglino, eccetera eccetera, fino a quando diventiamo grandi. E qui però gli errori sono stati fatti gli errori di comunicazione, come dice mister di programmazione, anche di programmazione ma anche la comunicazione. Ti interrompo, scusa, per dire, se c'è un solo giocatore in 3 anni che è rimasto qua, un solo giocatore, sì, e allora la programmazione dov'è? Sì, ma la comunicazione è ancora più grave, perché tu hai caricato di aspettative, certo, una stagione che non potevi sapere come andava, certo, anche per le questioni Covid, certo, eccetera eccetera. Poi ha sbagliato la squadra, perché la squadra ha le sue responsabilità, certo, e ha commesso degli errori, perché in campo va la squadra. Poi ha sbagliato Pagana, perché sicuramente ha commesso degli errori. Questa è la situazione attuale, c'è un blocco di persone che ha commesso degli errori. Li vogliamo mettere a rogo? Mettiamoli a rogo, cioè, non so. Oppure vediamo se si può fare qualcosa. Io, cioè, se non si può io fare niente, pazienza. Facciamo così, ne continuiamo a parlare tra poco, aspettando sempre l'arrivo del direttore generale Fasone. Dobbiamo andare in pubblicità, quindi qualche minuto e torniamo in studio. Ediltomarchio, leader nel settore di ceramica, termoidraulica, ferramenta, bioedilizia, giardinaggio. Venite a visitare il nuovo showroom di porte interne, scale, serramenti in PVC, legno e alluminio. Un team di persone esperte e qualificate vi assisterà nella scelta di prodotti di qualità e di alto design. Su tutti i prodotti in pronta consegna, imperdibili offerte. Ediltomarchio, via Aldo Moro, circonvallazione Aci Sant'Antonio. Rispetta la precedenza. Quando devi scegliere un'auto, dai sempre la precedenza a Pennisi Auto. Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo. Pennisi Auto, vendita auto nuove e usate, con assistenza tecnica e la garanzia di una stretta di mano che vale. Via Paolo Vasta 225 a Cireale. Bar Kennedy? Una buona idea in qualsiasi momento della giornata, a colazione, pranzo o a pericena. Bar Kennedy, ottima produzione, grandi sale a disposizione, cortesia e professionalità. Bar Kennedy in via Kennedy 39 a Cireale. Gioie per la gola. Sicil Grassi. Raccogli, ricicla, differenzia. Sicil Grassi, da oltre 50 anni a sostegno dell'ambiente. Sicil Grassi, vivi sostenibile. Ristorante I Cavaddari, una carrellata di piaceri al gusto di mare. Le nostre ricette, tutte tradizionali, per non perdere mai il vero sapore del mare. I crudi, i cotti, i fritti, gli arrosti, gli specialissimi primi. Ristorante I Cavaddari, il pesce in tutte le salse, dal mare a tavola.
ad Acireale nella piazzetta Bellavista a Santa Caterina, raggiungibile dalla litoranea. I Cavaddari, il pesce. Cara, mi dispiace, ma la caldaia non accende più! Devi sostituire la tua vecchia caldaia. Non è un problema. Grazie allo sconto in fattura, concessione del credito, avrai una nuova caldaia Ariston installata, con valvole termostatiche, lavaggio impianto, controllo evoluto classe 5 e pratica Enea, a partire da 1000 euro. Vieni a trovarci! Bruno Service Clima, via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale. Scopri come ottenere fino al 65% di sconto immediato in fattura. Approfittane! Torniamo in diretta per Lunedì Granata. Come già detto più volte, attendiamo a momenti l'arrivo del direttore generale della Cireale Calcio, Giuseppe Fasone, che dovrebbe confermare il respingimento delle dimissioni del tecnico Peppe Pagan, arrivate questa mattina. Torno subito da Pierangela Cannone per leggere altri messaggi da casa, perché so che ci stanno scrivendo in tanti. Sì Mario, grazie, sempre purtroppo non riusciremo a leggere tutti, ma ci proviamo. Abbiamo Federico Torrisi che su Facebook scrive: ma se troviamo difficoltà a mantenere la Serie D, avete idea di quello che serve per fare la C? E ancora Simone Foresta: è vergognoso che non si è esonerato Pagana. Abbiamo Giuseppe e Helen Falcetta: bisogna sapere investire, non solamente investire. Questa insomma è una sottigliezza. Antonio Conti invece, sì, che chiedeva appunto di essere eletto, e lo stiamo facendo, a Pagana deve rimanere. E ancora Salvatore Bella: meglio con i giovani che schiavi di Ali, ma la dignità ce l'avete? Ancora Fabrizio Pugliatti: meglio senza calcio che essere sciacallati. E Giovanni Sapienza: io darei una sola opportunità a Pagana, alla prossima sconfitta a casa, insomma, quindi devono vincere tutti. Sì. E ancora abbiamo Salvo Battiato: Pagana non sarà bravissimo, ma in campo ci vanno i calciatori. Rosario Rapisarda: meglio libero l'inferno che schiavi in paradiso. E Graziano Pennisi: cambiare allenatore ora è controproducente. Complimenti per Orazio Sorbello da parte di Ignazio Trovato e Salvatore Bella. E abbiamo una domanda per Raffaele Musmeci. Perché chi ci scrive è Salvatore Patanè e chiede: perché tira in ballo i messinesi? Ricordo a chi ha memoria corta che l'ultima promozione della Cireale in Serie D è avvenuta grazie al messinese Gugliotta, che ci ha fatto ripescare. Beh, di che stiamo parlando, scusate? Cioè, Chris, io parlo tu. No, a te te l'ha fatto la domanda. Sì, Gugliotta ci ha fatto ripescare. E poi quanti debiti ha lasciato Gugliotta? Che cosa hanno lasciato queste persone da Cireale? Hanno lasciato le voragini che poi... ma ci lo siamo scordati perché è nata l'associazione Noi Siamo a Cireale. Certo. Non è che l'associazione Noi Siamo a Cireale è nata perché adesso che bello ci mettiamo a fare calcio. L'associazione Noi Siamo a Cireale è nata perché bisognava salvare il calcio ad Acireale, dove quei signori di cui oggi mi dite perché citi i messinesi, io li cito perché i signori Gugliotta e compagni hanno lasciato voragini di debiti che noi fino ancora all'anno scorso pagavamo con punti di penalizzazione. Ma se siamo qui a parlare dei messinesi, mi fa male solo la testa a pensarci. Cioè, ma capito, ma la gente rimpiange questo. Cioè, ma siamo a fuori dal mondo, ragazzi, ma seriamente, dai. Ma tra l'altro, non si può rimpiangere molti questo. Messaggi. Allora molti rimpiangiamo messaggi... Catalano, dai, che grande allenatore. Molti che era messaggi, Raffaele, sono piuttosto drastici. Addirittura c'è chi preferisce rimanere senza calcio. Cioè, sì, l'abbiamo fatto. Vabbè, queste sono cose che questa storia l'abbiamo già fatta. Sono discussioni meglio, un po' catastrofiche. Meglio no, da retrocessi che con la Monaco. Siamo ripartiti dalla promozione. No, vabbè, ma queste sono discorsi che ciclicamente vengono fuori. E sono frutto anche, ripeto, della delusione dettata dalle aspettative eccessive. Ma ora voglio chiedervi, al di là delle aspettative eccessive, e parleremo anche di questo con il direttore Fasone, ad oggi, 22 febbraio, il sogno della Cireale si può dire finito, o nonostante tutto comunque questa squadra, numeri alla mano e non solo, può essere ancora in corsa? Perché la vera domanda in questo momento, tirando una linea, è questa. Il sogno finito, se il sogno è il primo posto comincia a diventare complicato. Possiamo dire questo, nessuno ha qui la sfera di cristallo, come per usare Tolkien, il Palantir, che ci dice quello che succede dopo, però certamente oggi la situazione si complica alla luce delle sei sconfitte. Se invece ragioniamo su
possibili smottamenti che ci possono essere fra professionisti e quindi un piazzamento che possa permetterci di casomai approfittarne, e allora magari sì. Ma la domanda che io voglio porre è questa: ma ora siamo così certi che la Serie D faccia così schifo? Cioè, la Serie D è la quarta serie nazionale. Qua c'è Mister Sorbello, anzi l'ex capitano Sorbello. Negli anni Ottanta, per raggiungere la Serie C2, la Cilea ha dovuto fare cose dell'altro mondo. Campionati con giocatori incredibili, tantissimi soldi spesi. Per chi era bambino o anche più grande, cioè chi ha memoria di questo lo sa, i più giovani non lo possono sapere. Oggi la Serie C2 non c'è più ed è questa, è la Serie D. Ora io dico, è giusto essere ambiziosi, la città decidale deve essere ambiziosa perché ha il palato fine, ma attenzione, perché dire che è meglio nulla che la Serie D, Mister Sorbello, non ci si riesce ad accontentare, no, tra virgolette, da questo punto di vista, o no? Meglio il nulla, non sono d'accordo assolutamente, perché la Serie D è una categoria onorabilissima. Per Acireale, magari avendo calcato campi magari più grandi, categorie più alte, chiaramente qualcuno storcerà il muso, però la Serie D è, per il momento che sta vivendo comunque e che si era praticamente da quando si è stata costruita l'associazione, da quando Gianluca Cannavò e Fasone hanno avuto questa brillante idea, perché è stata una brillante idea, la serie D per Acireale doveva rappresentare e deve rappresentare la Serie A. Perché finché non arriverà gente, qualcuno, ma secondo me non si può neanche vivere di luce riflessa, si deve vivere di luce propria, nei limiti delle possibilità. Non è possibile, facciamo una modesta Serie D. Una dignitosa, una magari ambiziosa, anche ambiziosa, ma senza ora a questo punto io devo illudere nessuno, senza illudere nel nessuno. Nel 92-93 si era partiti per andare in B, ma quando mai? Ma no, esatto. Assolutamente la Serie C era a fare un campionato e poi successe. Può succedere un campionato dignitoso, salvare la categoria, esatto. La prima cosa era salvare la categoria e fare un campionato dignitoso. Strada facendo ci siamo accorti che potevamo dire la nostra e non ci siamo tirati indietro. Quel famoso discorso del profilo basso che diciamo. E della programmazione. Mario, volevo rispondere un attimo alla tua domanda che hai fatto, sì, prima. Il sogno Serie C, il sogno primo posto è da tenersi chiuso. Io penso che quest'anno questo Acireale sia una squadra forte. Tanto forte da poter vincere il campionato? Forse no. Ma siccome in questo momento, non ci sono squadre così forti da vincere il campionato, nel senso, cioè sono tutte più o meno nelle stesse condizioni della Acireale. Cioè, ricordiamoci che la CR Messina, che oggi è primo in classifica con 5 punti davanti alla Acireale, e ma 3 una davanti. Partita in più? Eh? È una partita in più. Con una partita in più. Sono 4 anni che prova a vincere il campionato. E probabilmente, dico io, non ci riuscirà neanche quest'anno. E saranno 5. Quindi non è che è così facile arrivare e vincere il campionato di Serie D. Sì. L'importante, la cosa importante che oggi si è perso un pochino di vista da parte di tutti è che siamo lì a provarci. Non ci sta riuscendo. Esatto. Mannaggia. Ma l'ambizione. Siamo lì a provarci. 2 anni fa l'ambizione. Ce lo sognavamo. L'ambizione. 2 anni fa ce lo sognavamo. È giusto, una società come Cina, io non sono d'accordo con quello che dice accontentiamoci della Serie D. No, no, una città io non come detto accontentiamoci. Deve essere messa. Io ho detto che si può essere ambiziosi. Però la Serie D è un signor deve campionato. Essere messa in condizione di provare a vincere il campionato ogni anno. Che poi ci può riuscire, può non riuscire, ma deve essere messa nelle condizioni di provare a vincere il campionato. Non si arriva e si ma vince quando la poi D. diventa l'obiettivo unico, succede lo psicodramma come sta succedendo adesso. Raffaele, io dico questo, non sono io d'accordo. Dico bisogna essere ambiziosi, ma non che deve essere quello una prorogativa, o quello una morte, prorogativa. O quello morte, perché o quello morto dai messaggi che stiamo ascoltando, certo. O vinciamo o meglio non fare calcio, è stato o vittoria del campionato o morte. Non riesco, è un non concetto è così. Che non riesco a concepire. Non è così. Pierangela, è ancora questo il tono, certo, dei messaggi da casa? Leggiamo qualche altro commento dei nostri telespettatori. Beh sì, il tono è invariato. Allora, Salvo Battaglia scrive: Pagano bravo o meno, oggi va cambiato, lo dice la legge del calcio.
E Giovanni Mangano invece scrive: volevo chiedere allo studio se secondo voi sarà la Gelbison ad essere l'antagonista del campionato e non le messinesi. E volevo fare una domanda a Orazio Sorbello, se poteva spiegare il suo passato e il sapore della trasferta da calciatore. Ci vorrebbe una trasmissione. No, vabbè. No, cioè, no, rispondiamo. Ci racconta il mister il sapore della vittoria a Perugia. Vabbè, quella effettivamente prima, durante e anche dopo, quando ci hanno fatto l'agguato col pullman, ci hanno rotto tutti i vetri, il povero Ragonesi per terra con la testa piena di sangue. Insomma, abbiamo passate. Ischia, mister, forse tu non c'eri a Ischia ancora. Certo che c'era Ischia. C'era Ischia, no, Ischia in Serie C2 forse il mister. No, in C2, Ischia non c'era. No. Lo 0-0. No, Perugia. Sono leggende su quella. Perugia abbiamo vinto tra l'altro con un cross di Cancelli, che sbagliando il cross. Che è diventato un Eurogol. Ha fatto. Quando dice anche gli episodi, certe volte ti girano. Ha trovato l'incrocio dei pali. Sono cambiato una. Ma sai, sono annate. Comunque anche situazioni diverse, politici diversi c'erano in società, vicino a noi, tutta una serie di cose che quell'anno hanno portato al trionfo. Sì. Pierangela, leggiamo altri messaggi. Altri messaggi, su WhatsApp Salvo Grasso ci scrive: purtroppo il calcio non è una scienza esatta, non credo sia tutta colpa di mister Pagana. Per vincere un campionato ci vogliono diverse componenti. Chiudiamo questa pagina e andiamo avanti. Intanto arriva un'altra domanda per mister Sorbello, sempre Antonio Conti scrive: che cambiamenti e metodi di allenamento applicherebbe per raddrizzare la situazione? Beh, bella domanda. Difficile. No, vabbè. Bisognerebbe conoscere gli attuali metodi forse per dire quali cambierebbe. Non credo che ci sia un discorso secondo me atletico, perché comunque la squadra fino al 90esimo ha avuto anche l'occasione per pareggiare, quindi questo denota che la squadra atleticamente sta bene. E ripeto, io batto sempre su un discorso: la compattezza, il formare un gruppo, formare una squadra, e cambiando spesso non per quello che posso dire non si va da nessuna parte. E secondo me, e ripeto, è un mio modesto giudizio, la causa principale è proprio questa. Quindi la mancanza di un gruppo, come dire, coeso, compatto. Mister dice questo perché da capitano della Cireale ha vissuto quelle annate in cui con Tonio Ravisarda, direttore sportivo, si cambiavano uno o due giocatori all'anno, certo. Non a mercato, si costruì una squadra che poi durò nel tempo, ma lui fino l'ha fatto a raggiungere quelli obiettivi. Dalla C2 certo. In poi. No, dall'interregionale. O dall'interregionale addirittura. Perché la base della Cireale parte con la Cireale di Busetta che perse lo spareggio. Individuava due o tre giocatori. Con la Juventina Gela e poi venne individuava due o tre giocatori che facevano a casa. È normale che i giocatori tra di loro si conoscevano e non succedevano i discorsi di Bucalo, i discorsi di Bertolo. Perché poi tu, prendendo dei giocatori, comunque variando sempre, può trovare quello che c'ha la testa calda, può trovare quello irascibile, può trovare quello, e diventa poi più complicato ottenere i risultati. E qui ribalto la domanda a Raffaele, che ha detto prima: secondo me questa è una squadra forte. Io ti faccio questa domanda: è un organico forte o una squadra forte? È diverso, eh? No, sì, io capisco dove vuoi arrivare e ci pensavo anche io oggi. Mentre in realtà la partita di Rende probabilmente ci ha detto che Pagana non ricambia all'altezza. Aveva trovato una quadratura con la formazione con Buffa, con Silvestri. Nel momento in cui si è dovuto andare a cambiare più di qualche giocatore, e non solo per l'assenza di Buffa, ma soprattutto per la condizione di alcuni giocatori che, lo ripetiamo, è due settimane che giocano ogni tre giorni, quindi qualcuno anche probabilmente... Gli altri giocano. No, perché noi abbiamo avuto anche i recuperi che altre squadre non hanno avuto. Per esempio il Rende mercoledì non ha giocato e noi abbiamo avuto una partita contro il Football Club Messina, che non è stata ultima in classifica. Però io ti parlo di organico inteso come giocatori e di squadra intesa come 11 che va in campo, come certo. Compattezza, come squadra che certo. Rema tutta nella stessa parte. Io non credo che ci sia qualcuno che rema nella direzione opposta. No, ma che non ci sia fermato un gruppo coeso, questo può darsi, ma tra non che ci sia un gruppo paese, che ci sia non che non tutti remo nella stessa direzione. Ti dà la stessa sensazione della squadra dell'anno scorso? No. Ecco. La domanda è però la squadra dell'anno scorso non aveva le pressioni che ha la squadra sicuramente quest'anno. A livello di divertimento, come
squadra che stava bene a stare insieme. Tu partivi l'anno scorso, che tanto il campionato non lo vinci perché c'è il Palermo. No, quindi bene, eri totalmente disimpegnato. Sto come compattezza della squadra, come unione. Ma forse non solo come compattezza della squadra, quanto come divertimento di giocare. Ci dimentichiamo di De Felice quando venne nell'altro studio a dire siamo tutti amici, anche gli attaccanti, usciamo insieme. Quel gruppo di persone di cui De Felice parlava non c'è più. Sparacello, Rossetti, capito? Anche questo è una cosa che comunque questo cambiamento continuo. Poi attenzione, evita. Ma ci vuole tempo per fare gruppo. Attenzione, a mio sempre modesto giudizio, in questa squadra manca un leader. Manca un leader. Non c'è un leader. Non lo è Savanarola? Savanarola, io vorrei 11 Savanarola in gamba, attenzione, ma non è un leader Savanarola. Il leader non si vede perché si mette la fascia, perché si. Ma attenzione, vorrei 11 Savanarola. Anzi, c'ho qua una chicca, c'ho il cartellino di Savanarola quando giocava con gli allievi con me. Quindi figurati, per me è come tantissimi. Un team. Savanarola batte troppo sì. Forte il cuore per il cuore granata per voglio essere dire, leader. Troppo voglio forte dire, vorrei 11 Savanarola in sì, campo per quello che mettono. Però la parola leader è un'altra cosa. Ma non perché Savanarola non. Proprio bisogna come ma dire, può essere che da solo non basta? A essere leader. Il leader può essere anche solo, cioè il leader in genere è solo, ma il leader non è che è solo, il leader c'è i compagni, ma tu ti devi nei momenti, sai, potrebbe essere Rizzo, ma Rizzo non c'ha il carisma. Rizzo, se le cose vanno bene, si esalta. Se le cose vanno e l'uomo male, attorno a cui la squadra si identifica. L'uomo attorno a cui la squadra, tipo Ibrahimovic al Milan fino a poco tempo fa. Sì. Capito? Rizzo si esalta, se le cose non vanno per il verso giusto, Rizzo diventa uno dei tanti. Sì, sì. Quindi anche questo è nel contesto. Beh, in teoria diciamo, però gente come Silvestri, Viscomi, lo stesso come diciamo. Viscomi è arrivato ieri. Savanarola Viscomi, dovrebbero Viscomi essere leader. È gente che ha vinto anche il campionato di Serie D. Viscomi però. non può arrivare a fare il leader, è arrivato l'altro giorno ancora. La Stella forse conosce il nome di tutti i suoi compagni. Parliamoci chiaramente, non può essere lui il leader adesso. Va bene, facciamo così, aspettando sempre l'arrivo del direttore generale Giuseppe Fasone, andiamo nuovamente in pubblicità, qualche minuto, e torniamo in studio per concentrarci anche sulle rivali dei Granata che cominciano a correre, tra poco. Orazio Cordai Fritte Food, tradizione e innovazione. A tavola, Orazio Cordai Fritte Food, dalla storia delle crispelle ai piatti ricercati e di qualità. Prova la pericena Fritte Food, uno spettacolo per il palato, che puoi scegliere mare o monti, o le deliziose pizze. Tutti i prodotti utilizzati sono selezionati a filiera cortissima, oltre ai migliori vini siciliani. Orazio Cordai Fritte Food, Viale Libertà 1315, a Cireale. Info 095 718. 17 68 41. Nel tuo intimo c'è frivolezze, le lingerie, la corsetteria, le calze, i pigiami, i corredi, le maglie. Frivolezze, intimo uomo, donna, bambini. Il consiglio di una lunga esperienza nel settore e le migliori marche del nostro assortimento creano un meraviglioso rapporto di intimità. Esclusivisti Linea Perfetta Ragno. E poi ancora Triumph, CC, QBO, maglie in pura lana e seta. Nel tuo intimo c'è frivolezze. Via Paolo Vasta 102 a Cireale. Oggi Acireale è super conveniente. Al centro commerciale Ciclope scopri il nuovo modello di supermercato dove la super convenienza incontra la qualità. Il super conveniente del gruppo Arena è un supermercato innovativo che offre prodotti selezionati attraverso un sistema di promozioni trasparente che unisce qualità e risparmio tutti i giorni. Grandi marchi a prezzi bassi, sempre. Per fare una spesa di qualità con il risparmio che cerchi, la scelta giusta è super conveniente. Re Dolce e Freddo. Ogni giorno vi deliziamo con ottimi prodotti di pasticceria, bar, gelateria, tavola calda. Siamo specializzati in dolcezza. Metteteci alla prova. Maestre e pasticceri lavorano ogni giorno per produrre momenti di dolce vita. Dolce e Freddo Re, ad Acireale in via Giovanni Verga 53. Yeah.
vieni da Ulisse, scegli da Ulisse le scarpe, le borse e pure gli accessori. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse per uomo, per donna, ma anche per bambini. Se vuoi camminare comodo davvero, vieni da Ulisse e ti togli il pensiero. Comodi, con Ulisse si può. Un grande assortimento, un grande parcheggio e tanta qualità a prezzi convenienti. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Di nuovo in diretta per Lunedì Granata, aspettando l'arrivo del direttore generale Fasone. Abbiamo cominciato a parlare anche delle rivali dei Granata. Vediamo allora il primo servizio di Andrea Cerame con in particolar modo le squadre messinesi. Una si è fermata, l'altra invece è spugnato. Un campo difficilissimo. La capolista CR Messina non corre e fa 0-0 in casa con la Cittanovese. Subito occasione per i padroni di casa con Aliberta che pennella un cross sulla testa di Sabatino, ma la Della è brava a deviare in angolo. Poco dopo ancora la CR con Cristiani che da buona posizione colpisce il palo. Il primo tempo scivola via con queste due sole occasioni. In apertura di ripresa ci prova Bollino ma il suo mancino viene parato dalla Della. Aliberta ci prova poi sul calcio di punizione ma la Della è attento. Poi è ancora Bollino a cercare il gol, sul servizio di Aliberta però la sua girata è debole. La Cittanovese prova a farsi vedere con Crucitti, ma il suo tiro si spegne al lato. Il Messina così prova il forcing finale. Adesso calcia debole e centrale da buona posizione. Lo stesso giocatore messinese ci prova poco dopo su punizione, ma ancora una volta la Della blocca. Per una messinese che rallenta, ce n'è una che riprende a correre. L'FC Messina di mister Costantino, che al ritorno in panchina sbanca il campo del San Luca per 1-0. A provarci per primi sono gli ospiti con la punizione di Lodi alzata in corner da Scuffia. Ed è ancora lo stesso Scuffia che deve ripetersi poco dopo ancora su una punizione dell'ex Catania. Ad inizio ripresa passa in vantaggio FC. Casella scodella in mezzo all'area, la palla dopo una serie di rimpalli rimane lì, Caballero non ci pensa due volte a calciare di sinistro e a battere Scuffia. Il San Luca prova a reagire con Nagore che al volo sul servizio di Vigolo manda al lato. Poi succede un episodio curioso, Piccioni a gioco fermo con un calcio d'angolo in favore dell'FC viene colpito a centro aria da una sbracciata di un difensore di casa. L'arbitro lo vede e lo espelle comandando un calcio di rigore per l'FC. Lo stesso direttore di gara, con Lodi già sul dischetto, viene richiamato dall'assistente e dopo una consultazione annulla il calcio di rigore comandando invece la battuta del calcio d'angolo. Poco dopo ci prova Ricossa ma il suo destro finisce alto. Ancora Lodi per gli ospiti ma questa volta la sua punizione colpisce il palo. Sul finire di partita l'FC rimane anche in 10 con l'espulsione di Bianco per doppia ammonizione ma nonostante ciò riesce a portare a casa i 3 punti. Continua a vincere la Gelbison che fa suo il derby in trasferta contro il Santa Maria Cilento. La partita si mette subito in salita per i padroni di casa che perdono Capozzoli espulso dall'arbitro per questo fallo a palla lontana. Ospiti quindi che si affacciano in avanti. Uliano scalda il guantone di Greco con questo sinistro. Poco dopo arriva il vantaggio della Gelbison. Uliano su punizione trova in area Gagliardi che è bravo a colpire di testa mandando alle spalle dell'estremo difensore di casa. Sul finire della prima frazione poi la Gelbison va vicina anche al raddoppio con Graziani che colpisce il palo con il destro. Nella ripresa ci prova Maggio per il Santa Maria Cilento su punizione ma D'Agostino para. Sempre su punizione risponde la Gelbison con Maiorano che chiama alla parata Greco. Ci prova poi ancora Maggio e ancora su punizione per i padroni di casa e questa volta la palla finisce fuori. Vince il Licata che fa valere la legge casalinga dell'Iotta battendo 3-0 il Marina di Ragusa. Ci prova subito il Marina con Brunetti dalla distanza e palla che finisce fuori di poco. Il Licata risponde con questo colpo di testa di Civilleri dagli sviluppi di un calcio d'angolo che finisce fuori di poco. Ancora Licata con Cannavò che dopo la sponda di testa di Guarino si divora il vantaggio. Il Marina si riaffaccia in avanti con Baldè che dopo aver recuperato palla a centrocampo prova a battere Moschella che però è brava a deviare in angolo. I padroni di casa ci provano nuovamente con Civilleri ancora sul calcio d'angolo ma questa volta il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. In apertura di secondo tempo Cannavò prova il tiro al volo ma la sua palla viene deviata da un difensore ospite. Sugli sviluppi del calcio d'angolo seguente passa il Licata. Civilleri fa la torre per Guarino che arriva sul secondo palo e insacca. Il Marina risponde con questo sinistro di Brunetti servito da Diemè parato da Moschella. Ancora gli ospiti con Baldè che fa tutto bene ma Moschella è attento e para. Ci prova poi Puglisi su punizione ma Moschella blocca facilmente. Il Licata però è estremamente cinico e raddoppia. Cannavò imbecca Civilleri dentro area che di sinistro supera Pellegrino e fa 2-0. Poco dopo, mentre il Marina è sbilanciato in avanti, arriva il Tris. Dama è bravo a servire Greco in profondità. Quest'ultimo serve De Luca, che chiama il miracolo Pellegrino. Sulla respinta arriva lo stesso Greco, che di testa batte il portiere ospite.
Allora, abbiamo visto gli highlights delle squadre nella parte sinistra della classifica. A proposito di classifica, rivediamola insieme con la CR Messina che resta al comando con 34 punti. Adesso però l'FC Messina è dietro di 3 sole lunghezze, ma con 2 partite in meno rispetto ai cugini peloritani. La Gelbison resta sempre lì, in corsa ancora ad oggi per le primissime posizioni. Si rifà sotto il Licata, che ha un solo punto in meno rispetto alla Cereale. In coda invece il Roccella, che deve recuperare ben 6 partite, torna alla vittoria. Ha vinto il Rende, ha vinto il Sant'Agata, hanno pareggiato Cittanovese e Castrovillari. Insomma, si muove anche lì la classifica, ma è questo il momento in cui, lo chiedo in studio, comincia veramente ad allungarsi? Cioè è adesso che chi deve scappare comincia a farlo? No, teoricamente ci siamo anche oltre quel tempo, cioè già le squadre, i valori dovrebbero essere emersi, ancora non sono emersi per fortuna. Perché c'è tanto equilibrio. Perché c'è l'equilibrio e quindi si può ancora, cioè, c'è ancora tempo. Ci sono risultati come, li rivediamo anche in sovrimpressione, come a CR Messina Cittanovese 0-0, che io onestamente non mi sarei mai aspettato. L'abbiamo detto mercoledì, la Cittanovese è una classifica bugiata, dai. Però anche lì, no, capovolgiamo il discorso, una squadra come la CR, prima in classifica, deve vincere il campionato, in caso con la Cittanovese dovrebbe vincere. Cioè, quindi anche le altre comunque non riescono a scappare. Comunque, se vogliamo fare un ragionamento a 360 gradi sul campionato, attenzione, perché il Paternò ha innestato la retromarcia dopo la vittoria con la Cireale. Secondo me il Paternò è fra le candidate, come settimana, il Paternò vincendo con la Cireale ha vinto il suo campionato. Sì, ma è fra le candidate alla retrocessione. Dopodiché ha finito di giocare. È seriamente fra le candidate alla retrocessione. Paternò che tra l'altro sta lavorando sul mercato, ha preso un trequartista, Corsini, che ha vinto la Serie D con il Cuneo. Lavora al ritorno dell'attaccante Salvatore Cocuzzi, ha preso anche un centrocampista, Guadagno, dal Santa Maria Cilento. Ma a proposito di mercato, e visto che stiamo parlando anche delle rivali della Cireale, l'FC Messina ha preso un portiere classe 99, ma soprattutto ha preso finalmente l'attaccante da affiancare a Caballero. Si tratta di Gianmarco Piccioni, che arriva dalla Recanatese, sempre in Serie D, 3 gol in 8 partite, tanta Serie C in carriera e anche Serie A romena e maltese. Dai numeri sembra un attaccante, insomma, di categoria superiore, vedremo se poi si confermerà anche in campo. Mi dicono dalla regia che è arrivato intanto il direttore generale Fasone, e allora nel frattempo che lo facciamo accomodare in studio e lo microfoniamo, andiamo a vedere gli altri highlights delle altre partite della 18ª giornata del girone I di Serie D. Un punto a testa per Dattilo e Castrovillari, al provinciale finisce 1-1. I calabresi passano subito in vantaggio, palla persa dal Dattilo, ne approfitta Principi, che è servito al limite dell'area, lascia partire un destro che è imprendibile per Giappone. Il Dattilo non ci sta e raggiunge il pareggio, palla persa questa volta dagli ospiti, Lupo serve a centrare l'ex Cireale Manfre che pareggia i conti. Ancora Manfre che questa volta serve Bonfiglio, il cui tiro si spegne fuori di poco. Dattilo ancora in avanti con Bonfiglio che però calcia debolmente tra le braccia dell'estremo difensore ospite. Nella ripresa il copione non cambia, il Dattilo fa la partita e si rende pericoloso con Manfre che da buona posizione manda alto. Ancora padroni di casa vicini al gol con Terranova che dalla destra si accentra e calcia. Il pallone colpisce la traversa e poi viene bloccato da Rizzitano. Castrovilla che prova a farsi vedere con Principi, ma il suo sinistro si spegne al lato. Così i padroni di casa si riaffacciano in avanti con Pace, ma il suo sinistro viene parato ancora da Rizzitano. Torna alla vittoria il Sant'Agata, che batte 1-0 il Biancavilla. Partono meglio gli ospiti con Mazzeo, che calcia dalla distanza e colpisce il palo. Il Sant'Agata risponde con il destro di Caruso, che però è debole e viene bloccato da Genovese. Nel secondo tempo partono meglio i messinesi con Franchina, che crossa dal fondo per Caruso, il quale colpisce di testa, ma Genovese in qualche modo riesce a salvarsi. Il Biancavilla si riporta in avanti con lo Iacono, che serve Coris, ma il suo colpo di testa è debole. E sul finire di partita arriva il vantaggio del Sant'Agata con il colpo di testa di Gallo sui sviluppi di una punizione che vale l'1-0 finale. Cade ancora in casa il Troina, che cede al Rotonda per 2-1. Il Rotonda va subito vicino al vantaggio, ma Aiolfi è bravo ad opporsi al tiro ravvicinato di Tuninetti. Ancora Rotonda con Adeyemo direttamente da calcio di punizione, ma Aiolfi è attento e para. Ci prova poi Ferreira, ma blocca ancora Aiolfi. Poco prima della fine del primo tempo però il Rotonda passa. Adeyemo, lanciato in profondità, è bravo ad eludere l'intervento del difensore di casa e sigla l'1-0 ospite. Il Troina prova a rispondere con Ficarotta, ma il suo tiro è debole. Nella ripresa ci prova Diop per il Rotonda, ma Aiolfi para. Il Troina si fa vedere ancora con Ficarotta, ma il suo destro viene deviato in angolo.
Gli ospiti così rispondono andando sul 2-0. Contropiede micidiale con Diop che serve Anastasio, il quale si libera di un difensore e infila Ioffi sotto le gambe. Ci prova Santoro per il Troina, ma il suo destro viene parato. Ancora Troina con Ficarotta, ma Calandra è bravo a parare. Padroni di casa che poi sono ancora pericolosi con il colpo di testa di Mbaye, che però trova pronto ancora Calandra. Sul finire di partita viene assegnato un penalty a Troina per un fallo di mano di un difensore del Rotonda. Balistrelli si incarica della battuta e sigla il 2-1. Cade in casa anche il Paternò, che cede al Roccella per 1-0. Proprio gli ospiti si portano subito in vantaggio con Boubacar, bravo a recuperare palla a centrocampo e dopo una percussione a battere Cavalli. Il Paternò prova a reagire con Scapellato che ci prova di sinistro, commisso para come può e grazie anche al palo la palla finisce in angolo. Ad inizio riprese è ancora Scapellato a provarci e questa volta commisso si supera, ancora con l'aiuto del palo che salva Roccella. Ancora i padroni di casa con Santa Paola che dalla sinistra mette in mezzo per Di Stefano, ma il suo colpo di testa si spegne alto. Ci prova poi la piana, ma il suo destro dal limite finisce docile tra le braccia di Commisso e sul finire di partita poi il Paternò rimane anche in 10 per l'espulsione di Raya per doppia ammonizione. E allora questi gli highlights delle altre partite di giornata. Intanto è arrivato finalmente il direttore generale Giuseppe Fasone, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi dopo una giornata sicuramente complicata. Sì, buonasera a tutti. Allora, giornata sicuramente complicata che stamattina si è aperta, seppur non è mai stata ufficializzata poi questa notizia, con le dimissioni di mister Pagano. Voi siete stati in riunione, tutta la società praticamente tutto il pomeriggio, alla fine queste dimissioni sono state respinte. È andata veramente così la vicenda o è stato semplicemente un confronto interno nato magari da valutazioni che chiaramente all'indomani di una sconfitta così cocente e importante una società fa? Sì, in effetti devo dire è andata così, assolutamente. Io stamattina non ero allo stadio, ero in ufficio perché dico, il lunedì è lavorativo. Sì. E quindi bisogna anche pensare al lavoro extra calcistico. E mi ha chiamato il mister dopo che un attimino così forse risentì anche lui, forse un attimino aveva fatto delle riflessioni in virtù di tante cose. Sì. E mi ha rassegnato le proprie dimissioni e pertanto dico io sono rimasto perché sorpreso. Ieri sera sì, sorpreso. Mm. Anche se dico ieri la giornata non è stata una giornata felice, no? Sotto sì. L'aspetto parlo non solo del risultato, della prestazione della Cireale. Sicuramente non è stata una giornata dove è stato possibile trarre spunti positivi. Questo dico è quello il risultato di ieri. Poi pomeriggio abbiamo fatto però una riunione e da lì sono uscite fuori le nostre conclusioni che per adesso, ripeto, non per adesso, in virtù di quello che sono a 360 gradi. Poi voglio dire, oggi lo so, sarebbe più facile dire cambiamo il mister, sì. Sarebbe facile e per tutti sarebbe un rassegnare l'anima e così tutti tranquilli. Verrebbe quindi soddisfatta una parte della piazza, magari momentaneamente no. Verrebbe soddisfatta la piazza. Forse quindi è quasi più impopolare oggi, credo. Confermarlo. Sì. Però è anche vero che noi abbiamo fatto queste riflessioni. In estate tutti quanti ci davano, una società che già pensava a programmare quando abbiamo confermato il direttore sportivo e da lì il tecnico. Un progetto che continuava e che riprendeva quello che abbiamo lasciato l'anno scorso, frutto di ottimi risultati, credo che l'anno scorso nessuno può negarlo, e che con la conferma di alcuni giocatori, quale i giocatori 6/11 di quelle della base dell'anno scorso, giocatori anche credo importanti, che erano all'ordine di mister Pagana, potevano far sì che con l'innesto di qualche altro giocatore la Cireale potesse avere questa ambizione che poi sia diventata adesso magari una forma di ansia, perché la viviamo io purtroppo, e sono tifoso da 50 anni
non ne ho 55, facciamo finta che ne sono da 47, 48. Da 55 anni, di 55, anche ti posso, sì, sono nato e già ero, perché mio padre era piccolo. Dico, purtroppo la soffia. È vero, la Cirale è abituata a piazze importanti, sicuramente abbiamo fatto la Serie B, abbiamo fatto tanti anni di C, abbiamo fatto anche 13 anni di Serie D, mi ricordo, dico bene, quando io al comunale andavo e ogni anno con l'avvocato Gaetano Grasso Romeo facevo, abbiamo uno squadrone e non vincevamo mai, avevamo sempre lo squadrone e non vincevamo mai, quindi abbiamo fatto anni belli, abbiamo fatto anche anni bui però, perché sì, gli ultimi anni non sono stati anni felici. Se qua gli sto dicendo qualche sciocchezza correggetemi, pertanto dico, questo è un anno, noi abbiamo detto il primo anno abbiamo così un attimino sanato quelle che erano le situazioni, il secondo anno dico abbiamo consolidato quello che era, il terzo anno col mister, il direttore sportivo e i giocatori che costituivano la base dell'anno scorso, dico vogliamo. Non è al passato il verbo, no, vogliamo, perché poi magari qualche tifoso potrà risentire, no, volevamo, no, e vogliamo. A Cirale oggi è a 5 punti dal Messina con una partita in meno, credo. Sì. Poi c'è l'FC che ne ha due in meno. Ha vinto lo scontro diretto mercoledì, ha perso queste partite fuori casa. Sì. È un campionato strano, questo dico, secondo me è agli occhi di tutti, ma il Messina che con lo squadrone, detto. Dico no, con c'ha una grossa squadra. Ma anche per la contingenza extra calcistica è un campionato che strano. Sì, esatto, che purtroppo di settimana in settimana si va a verificare. Forse qualche cosa non è andata come volevamo e allora in questo esame, diciamo, in questa riflessione che abbiamo generale. Fatto, non abbiamo pensato di dire buttiamo tutto, perché abbiamo questa, diciamo, per noi il progetto deve continua così, cioè, e forse, ripeto, è una cosa che magari a tanti non potranno, noi crediamo in questo progetto con questa società, questi giocatori e col tecnico. Ma ha influito in questa vostra scelta il fatto che la squadra, magari, o comunque i senatori della squadra abbiano potuto esprimere una preferenza per il mister da questo punto di vista, o non sono stati interpellati? Io non ero, ripeto, stamattina, però so che i giocatori sono col mister. Ma non l'hanno dimostrato. Non l'hanno dimostrato, forse sul campo, forse sono i risultati dicono questo, che una settimana lo dimostra e una settimana no. Allora, se vogliamo, vediamo, sì, però se è scoperto su 10, esatto, percentuale sono tante, perché in un campionato come questo 6 sconfitte sono tante, così come la Cirale, se guardiamo il ruolino di marcia, perché poi è vero, sono 6 sconfitte maturate, però ripetiamo, alcune in condizioni, dico, particolari, dove sì, l'assenza di giocatori da Covid e cose, direttore, voglio fare un attimino il bastian contrario in questo caso. Una squadra che vuole vincere il campionato anche va oltre, vince al di là di quelle che possono essere le difficoltà, trova lo spunto, trova il coraggio, trova il guizzo per poter vincere la partita anche quando è difficile. Noi stranamente invece il guizzo lo trovano sempre gli altri, sì, in qualche modo. Io voglio fare una brevissima statistica. Nelle ultime, diciamo dalla partita col Dattilo in poi, la Cireale è sempre andata in svantaggio per primo. Diciamo, dopo il gol iniziale del Dattilo, dopo il vantaggio iniziale, in casa le ha recuperate, fuori casa no, secondo me questa squadra ha bisogno, sì, sicuramente, dico, io così la leggo, a volte questa squadra ha bisogno di essere messa sotto pressione, forse è qualcosa, dico, nel ma senso non reagisce, eh? No, in casa reagisce fuori no casa. Ma il gol l'abbiamo preso a Dattilo al novantesimo, a Paternò l'abbiamo preso gli ultimi 5 minuti, ieri l'abbiamo preso gli ultimi 8 minuti in casa, ma perché il problema è quello, dico, no, perché facendo a Dattilo negli ultimi 10 minuti c'è il Dattilo lì e non la Cireale lì, perché a Rende negli ultimi 10 minuti c'è il Rende in area di rigore e non la Cireale in area di rigore, e questo è il problema di questa squadra. Cioè, ci sono dei momenti in cui questa squadra, che è una squadra, ripeto, forte, si perde veramente in un bicchiere d'acqua. Perché se tu sei la squadra più forte del Rende, a 10 minuti dalla fine non ci deve essere il Rende in attacco, ci devi essere tu in attacco. Certo. E l'episodio deve capitare a te, non deve capitare al Rende. Chiaro. Chris, allora, posso fare una domanda a bruciapelo? Mi rispondi onestamente? Certo. Tornassimo oggi indietro, a luglio-agosto, lo slogan che è chiaramente evocativo della vittoria del campionato, tu lo rifaresti?
Preso così, no. Quello voleva essere, e secondo me voleva essere trasmettere entusiasmo alla tifoseria di Cia, ma non illusione. Attenzione. Però la situazione attuale è questa. Trasmettere, sì. Poi voglio dire che tutte le condizioni purtroppo oggi, perché anche noi ora guardiamo la Cia, ma in questo calcio. Ieri il Seregno ha perso in casa, il Casarano ha perso, dico il Messina non riesce a vincere con l'attacco no, collegata neanche, sì. Dico in casa non riesce a vincere, noi guardiamo, voglio dire, è un campionato, certo. Ma guardiamolo, oggi cambiare tecnico, è vero, mancano 3 mesi, è vero che mancano 16 partite, ma mancano 2-3 mesi al... È così semplice, pensate che, voglio dire, io lo guardo, dico, poi forse qua ci sono gente che di calcio ne mastica molto più di me, come qua ex capitano, dico, so bello, voglio dire, ma sicuramente, dico, pensate che un tecnico che arriva a bacchetta magica è di quello che c'è, tra le altre cose, voglio dire, perché non è che magari noi pensiamo che c'è un tecnico che ci garantisca, dico, il risultato finale. Secondo me le sono del tecnico, le dimissioni avrebbero dato un alibi che oggi la squadra non merita di avere. Avrebbe pagato una persona con le sue colpe, le sue responsabilità, togliendo le responsabilità a chi invece ce ne ha notevolmente di più. È una delle direttore, riflessioni che abbiamo fatto. Volevo un attimino giocare di rimbalzo con Mister Sorrelli. Poi leggiamo qualche domanda anche da casa. Perché Raffaele, poco fa, mentre lei ancora non era arrivato, con Sorbello si discuteva proprio di questo fatto, che in questa società quello che è mancato è proprio la programmazione. È questo che diceva il mister. Volevo un pochino sapere la sua opinione. Poi ve la discutete bene fra di voi. Perché però la domanda deve essere, cioè, qual è, che tipo di programmazione intendo? Beh, facciamolo motivare anche Sorbello. Nella vita, in tutte le cose, se si cerca di ottenere qualcosa, c'è una certa programmazione. Io quello che ho detto prima è, da 3 anni a questa parte, da quando è che si è insediato, è stata costituita l'associazione con Fasone, con Gianluca Cannavò, l'obiettivo era prima di sanare il bilancio, chiaramente i debiti che c'erano, e poi di formare pian piano una squadra, diciamo, all'altezza di poter, diciamo, disputare dei campionati all'avanguardia. Io, vedendo l'organico di quest'anno, da 3 anni a questa parte c'è un solo giocatore che è stato in tutti e 3 anni, Savonarola. Gli altri sono sempre quest'anno da inizio di campionato adesso sono state fatte 21 operazioni. No, scusa, la programmazione, parliamo dei 3 anni. Il primo Savonarola, il secondo altri 5-6 giocatori che sono rimasti quest'anno e se ne sono aggiunti altri, perché sì. Sia Orlando che Rizzo che Ottavale che Silvestri che Savonarola stesso, insomma, De Felice sono dell'anno scorso, quindi la programmazione significa che non abbiamo smantellato adesso anche Babà si sono aggiunti. Babà è rimasto, sono tornato. Un organico che è fatto di 22 giocatori. Io il Serie D, gli under purtroppo non li puoi tenere così di anno in sono anno. Ambiti. Già noi, dico, in Serie D ormai, una volta forse ai tempi che c'era, dico, abbiamo fatto la Serie C, è vero, la Serie C, la Cereale, c'era Tonio Rapisarda. Era un maestro di questo, cambiava 2-3 giocatori, ma non c'erano noi, abbiamo fatto molte uscite e cose degli under, poi abbiamo due giocatori in particolare per situazioni che non sono solo calcisti. E questo io voglio arrivare, proprio a questo, quando si cambia spesso direttore, mentre tu conosci le persone che c'hai a casa, quando poi cambi non sai che tipo di giocatore ti arriva. Può essere un bravo giocatore, perché secondo me, come dicevamo prima, la Cereale ha dei giocatori ottimi per la categoria, forti, ma non fa squadra, non fa gruppo. Io questo è perché è impossibile che una squadra che deve vincere il campionato al girone di andata, finito il girone di andata, ha perso 6 partite. Questo è quello che io voglio dire, volevo. Sei partite sono tante. Questo è meno male, caro Giuseppe. Comunque ti fa onore che sei qua, ci metti la faccia e questo. Io l'ho ti preso gratifica. A cuore questo impegno della Cereale, lo sai bene, da 3 anni l'ho preso a cuore. Dedico molto tempo della mia giornata. Invece ha risposto subito positivamente all'invito, quindi di questo lo ringraziamo. È giusto dirlo anche.
Ma una squadra che perde 6 partite, Peppe, ci fa pensare. Ripeto, fa pensare. Quando tu cambi i giocatori, questo ti voglio dire, magari puoi prendere dei buoni giocatori, degli ottimi giocatori, ma non sai che perché. E allora ti trovi il Bertolo della situazione, ti trovi la situazione. Cioè, per farti capire che ho saputo che ci sono stati dei sguidi in questo senso, e diventa poi tutto più complicato poter fare una compattezza di gruppo, di spogliatoio, di unità di intenti. Purtroppo in questo non stati molto, dico, perché è vero che è venuto questo giocatore che non era quello che magari era a Siracusa, è venuto con una situazione, con una testa diversa, pertanto dico, te lo ritrovi, poi magari succede determinate cose, così come qualche altro giocatore che doveva essere un perno. Sono cose destabilizzanti, purtroppo che non aiutano. Avevamo Ottavale, per cui avevamo deciso di puntare su Ottavale e siamo stati anche sfortunati. Adesso che si è infortunato. Appena è entrato con Licata e a Cittanova si è infortunato, adesso dico, deve fare anche l'intervento e pertanto siamo stati, forse in questo non siamo stati, penso neanche, perché uno non lo puoi prevedere. Non è Cristiano Ronaldo, Ottavale sicuramente, ma è un giocatore che nella scacchiere di Pagana era importante. Per cui cosa dire? Certe volte certe cose vanno, gli episodi nelle partite fuori casa, in alcune, perché ripeto, poi possiamo dire magari a chi questo nel calcio, dico, ci sta, chi non piace, chi piace, il mister, sicuramente ci sono situazioni di gioco. Ripeto, l'anno scorso noi abbiamo creduto in quello che che quest'anno in estate abbiamo fatto, perché l'anno scorso sia il mister e il direttore sportivo hanno lavorato bene. Sì. Pertanto dico, da lì siamo ripartiti. Oggi io voglio fare una parentesi, l'anno scorso per Golizzi a Palermo credo che non c'era una partita che venisse contestato. Pareggiato con quello squadrone, pareggiò a Palmi, perse in casa con la Ciale, perse col Savoia in casa. Alla fine ha vinto il campionato perché si è interrotto tra la vigilia di un Palermo Savoia, esatto, che si sarebbe dovuto giocare per la prima giornata, e poi magari con quello e l'ha vinto il campionato in maniera e con dei risultati. Non è che noi andremo a vincere il campionato, non lo so, perché il calcio, se avesse, avere la bacchetta magica Direttore, facciamo una cosa, ti interrompo tra poco, vado da Pierangela per leggere qualche domanda da casa. Prima però di andare flash in pubblicità, una domanda con risposta annessa flash: il sogno quindi continua? Il sogno non deve essere un dramma. Il sogno deve essere un motivo per far avvicinare sempre i tifosi, per credere in quello che sta facendo questa società, la società di fatta di persone per bene che non vogliono far scomparire la Cireale. Quindi credere in questo. Poi se ci sono altre persone, imprenditori, che vogliono parlare, e so che a volte sento dire che ci sono imprenditori che magari interessati, sì, che ben vengano, sono ben accette per integrare il gruppo societario, o integrare o rilevare. Quindi il sogno qua, continua, dico, comunque, cioè non ci si ferma qui, si molla, si tira i remi in barca non e via. Ci si ferma, okay, qui. Andiamo in pubblicità, torniamo subito per continuare a parlare con il direttore Fasone e leggeremo anche qualche domanda da casa tra poco. Edilto Marchio, leader nel settore di ceramica, termoidraulica, ferramenta, bioedilizia, giardinaggio. Venite a visitare il nuovo showroom di porte interne, scale, serramenti in PVC, legno e alluminio. Un team di persone esperte e qualificate vi assisterà nella scelta di prodotti di qualità e di alto design. Su tutti i prodotti in pronta consegna, imperdibili offerte. Edilto Marchio, via Aldo Moro, circonvallazione ACI Sant'Antonio. Rispetta la precedenza. Quando devi scegliere un'auto, dai sempre la precedenza a Pennisi Auto. Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo. Pennisi Auto. Vendita auto nuove e usate, con assistenza tecnica e la garanzia di una stretta di mano che vale. Via Paolo Vasta 225 a Cireale. Bar Kennedy, una buona idea in qualsiasi momento della giornata, a colazione, pranzo o a pericena. Bar Kennedy, ottima produzione, grandi sale a disposizione, cortesia e professionalità. Bar Kennedy in via Kennedy 39 a Cireale. Gioie per la gola. Sicilgrassi.
Raccogli, ricicla, differenzia. Sicilgrassi, da oltre 50 anni a sostegno dell'ambiente. Sicilgrassi, vivi sostenibile. Ristorante I Cavaddari, una carrellata di piacere al gusto di mare. Le nostre ricette, tutte tradizionali, per non perdere mai il vero sapore del mare. I crudi, i cotti, i fritti, gli arrosti, gli specialissimi primi. Ristorante I Cavaddari, il pesce in tutte le salse, dal mare a tavola. Ad Acireale, nella piazzetta Bellavista a Santa Caterina, raggiungibile dalla litoranea. I Cavaddari, il pesce. Cara, mi dispiace, ma la caldaia non accende più! Devi sostituire la tua vecchia caldaia. Non è un problema. Grazie allo sconto in fattura e concessione del credito, avrai una nuova caldaia Ariston installata, con valvole termostatiche, lavaggio impianto, controllo evoluto classe 5 e pratica Enea, a partire da 1000 euro. Vieni a trovarci! Bruno Service Clima, via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale. Scopri come ottenere fino al 65% di sconto immediato in fattura. Approfittane! Allora, torniamo in diretta, ultima parte di Lunedì Granata, insieme agli ospiti in studio, insieme al direttore generale della Cireale Calcio Giuseppe Fasone, che ci ha raggiunto. Pierangela, leggiamo qualche domanda da casa, perché so che i nostri telespettatori sono scatenati da questo punto di vista. Esatto, Mario. Allora, andiamo intanto anche ai sostenitori, diamo voce ai sostenitori del direttore Fasone. Emanuele Addia scrive: massima fiducia in Fasone, si unisce al coro Antonio Conti, grazie Fasone per aver salvato il calcio da Cireale. Onore a chi ci mette la faccia e si prende anche gli insulti, sempre Emanuele Addia. Invece Peppe Marino Marano scrive: Fasano, il volere della piazza è legge, tu devi fare il volere della piazza, non di Alì. Abbiamo ancora una domanda. Salvatore Bella scrive: in nome della società, direttore Fasone, pubblicherete il bilancio e che ruolo ha Alì? Ancora non siamo una società per azioni, pertanto dico pubblicare i bilanci in che senso? Dico? Non, forse intende pubblicare i bilanci. Noi, appena ci sarà la possibilità, intanto, poiché io sono anche il presidente dell'associazione della Siamo Cireale, sicuramente faremo una riunione dove diremo tutto come stanno le cose. Il Covid ci ha purtroppo proibito e privato di questa possibilità. Spesso noi facevamo le riunioni per aggiornare i soci, nostri soci che avevano un ruolo di privilegio in questo. Per quanto riguarda invece i bilanci, chiunque vuole può benissimo venire e dire com'è la Cireale, come sta la Cireale. Siamo qua, voglio dire, non scappiamo nessuno, non c'è un motivo per scappare o per dire come cose che siano diverse dalla realtà. Dico, il problema dei bilanci però è una bella domanda, perché dico, oggi ci sono anche chi guarda effettivamente che non deve essere solo un risultato calcistico di vittoria di campionato oppure di raggiungimento di obiettivi, facendosi prendere da quello che possono essere le spese folli. Sono intanto e soprattutto salvaguardare quella che sono la situazione contabile e amministrativa della Cireale, certo, che credo sia la cosa più importante. Poi ripeto, quando arriveranno altri imprenditori più forti, più che hanno ancora più possibilità, che ben vengano. Siamo felici tutti quanti, io il primo come tifoso. Peppe, ma ti posso fare una domanda io? Certo. Se mi puoi rispondere. Io volevo sapere, gentilmente, se la Cireale vive di luce propria o di luce riflessa. È di entrambe le cose. La Cireale vive di luce propria, perché dico, sicuramente noi abbiamo, grazie alle persone vicine, è quello che ho detto, dico, sia degli sponsor e che sono parte importante, ma non poco importante, è importante veramente, dico, perché
ripeto, forse abbiamo creato anche un modello dove, dove tante persone si sono riviste nella nostra semplicità e si sono avvicinate. Poi c'è anche, voglio dire, qualche imprenditore più importante che mette somme anche più... Tipo Ali? Tipo, ma sicuramente, dico, perché è stato fatto più volte questo nome. Ma certo. Quindi qual è il ruolo di Ali, chiedevano i nostri tifosi da casa? Ma ripeto, è uno delle persone più importanti che mette un contributo importante. Quindi possiamo definirlo uno sponsor importante. Credo che tanti amici lo sanno. Non ho sentito più parlare di quello di Nando Pappalardo. Di Nando Pappalardo, sì. Infatti, cosa succede? Sì, perché io, prima faceva gli auguri, prima delle partite, mi ricordo, le dirette, ora da un bel po' di tempo Infatti, Nando ha fatto lo sponsor della maglia e ci ha dato una mano nel restyling del logo. Dopodiché, praticamente, io aspetto sempre che Nando magari si faccia sentire per anche lui. So che ha avuto forse qualche vicissitudine, esatto. pertanto non voglio entrare nel... Però io sono sempre come Acese, come tifoso della Cirale, come direttore generale, come rappresentante della società Cirale, ben disponibile qua con Nando, con chiunque sia, a parlare. E dico, e se c'è qualcuno con cui il sottoscritto o altri non vogliono parlare, lo può dire pubblicamente, in maniera che dice quello non ha voluto parlare perché vogliono tenersi la Cirale. Non è così, qua siamo sempre ben disponibili, o è quello che dicevamo prima, o a far entrare persone con e dare la giusta considerazione, o addirittura farci da parte. Non c'è il problema, perché la Cirale è un bene degli acesi, non è un bene. Io poco fa, scherzando, non si è attaccato alle poltrone. Non si è attaccato alla poltrona, perché Giuseppe Fasone, quando finirà con la Cirale, tornerà ad andare allo stadio in tribuna da tifoso con la sciarpa, come è andato sempre da quando aveva 8 anni, che mi ci portava mio padre al comunale. Direttore, sì, Pierangela, leggiamo altre domande. Grazie Mario, ci sono ancora delle domande per lei. Chi ci scrive stavolta è Davide Bella. Direttore, non sarebbe ora di prendere provvedimenti contro i giocatori? Parliamo di mano pesante. Che tipo di provvedimenti si potrebbero prendere? Io dico che queste cose... Perché le partite, che fai? Le mandi a casa? Sono cose che poi dicevo a un amico poco fa, anche per una questione, ammesso che sia così, i panni sporchi si lavano in casa. Io vengo da una famiglia dove spesso le cose ci piace, dico, queste sono cose interne che credo che non, semmai non debbano essere neanche pubblicate, dette. Se c'è qualcosa da ridire o da rimproverare ai giocatori, sicuramente, dico, lo si farà nei modi e nei tempi giusti, ma non sarà sicuramente spiattellato. Penso che né il direttore né tantomeno mister Pagana siano contenti di 6 sconfitte in 18 mesi. Io non credo che nessuno è contento di queste sconfitte, tranne le squadre che hanno battuto la Cereale. Pierangela. Sì, Mario, abbiamo Giuseppe su WhatsApp che chiede sempre, si rivolge alla dirigente Fasone: è vero che i giocatori sono 4 mesi sotto stipendio? Noi i 4 mesi sotto stipendio non è vero, perché così come le grosse squadre di Serie A, noi dopo i 2 mesi iniziali, dico, abbiamo rivisto un attimino con dei giocatori alcuni accordi. L'altra volta sentivo, era ospite qua un giornalista che aveva parlato di riduzione degli ingaggi del 30%. Non l'abbiamo fatto, purtroppo, dico, non siamo, forse avremmo dovuto farlo, perché non abbiamo ridotto gli ingaggi del 30% a nessuno. Semmai abbiamo visto e considerato che giochiamo a porte chiuse, per cui credo che sia un problema non della Cireale, ma dall'Inter, credo che sia dall'Inter all'ultima squadra, che abbiamo spalmato in più mesi, dico, i compensi economici, le mensilità. Quindi questo qua è il punto. Ora abbiamo Andrea che scrive: forse secondo lei non sarebbe opportuno far sedere qualcuno in panchina? E subito dopo aggiunge: il mister Infantino ha saputo creare un bellissimo gruppo 3 anni fa, quindi era penso si riferisca... Sì, era uno dei nomi che oggi già girava per sostituire Pagano, quello di... A parte che Infantino, credo, prescindere da tutto, dico, è sotto contratto, perché è sotto contratto. Noi, dico, questo voglio dire, tanto per tranquillizzare, tranquillizzare tutti quanti, dico, perché non... Poi Piero Infantino sicuramente ha un buon... vive, dico,
abbiamo un buon ricordo di Piero Infantino sicuramente, però dico, noi abbiamo in questo momento massima fiducia al mister, pertanto dico, siamo convinti, andiamo avanti con mister Pagana, perché le riflessioni, ripeto, quelle iniziali ci portano a fare queste conclusioni. Ecco, direttore, a proposito del mister, quello che ci domandavamo prima qui in studio, aspettando anche il suo arrivo e parlando delle dimissioni oggi di Pagana, era: ma il mister ha rassegnato le dimissioni perché non si sente più all'altezza, perché non ha più stimoli per continuare, perché non sente più il polso, non ha più il polso della situazione, non ha più la squadra in mano, o perché magari sovrastato dalle tantissime critiche che già arrivano da settimane si è sentito un po' come quasi l'unico colpevole e quindi ha detto mi faccio da parte per il bene della squadra? Perché sono due cose diverse chiaramente. Infatti, soprattutto guardando al proseguo del campionato, io devo dire che le critiche non fanno piacere a nessuno, no? Né ai giocatori, né al mister, né se qualche... Purtroppo abbiamo vissuto momenti di nervosismo tutti, perché quando si perdono le partite, ripeto, non sono belle, e questo nervosismo ognuno lo sfoga in modo diverso. Pertanto dico, forse in certi momenti le critiche pesano di meno, in altri pesano di più e sembrano macigni. Sai, quando si è personaggio pubblico comunque si deve accettare, voglio dire, sia gli applausi ma anche... diciamo i fischi, quindi però secondo ci buttare di volare, cioè. Però lui io credo, e qua cioè, mi svesto, ha preso, io possiamo dire tutto quello che è, una persona genuina, e credo che di questo dico nessuno mi può... Ma in tanti anche oggi glielo hanno riconosciuto questo, leggendo anche un po' sui social. Ha preso tantissimo a cuore la Cireale, perché dico, ci tiene, e voi... Sicuramente avete avuto modo di approfondirlo, ci tiene tantissimo, forse questo suo modo ancora di più di quello che immaginiamo, dico. Mm-hmm. Non si sente un semplice allenatore di una squadra, ma io faccio un esempio, ci sono gli allenatori attaccati alla poltrona perché nessuno rinuncia ai 10.000 euro, parliamoci chiaro, certo. Ai 15, ai 18, ai 15, lui ha dato le dimissioni, cioè Cireale non avrebbe dovuto pagare nulla. Sì. Ecco, questa è una dimostrazione che il mister, dico, non ha fatto, non ne fa neanche una questione di soldi. Ditemi, voglio dire, se ci tiene e ne sta soffrendo quando purtroppo certe cose non vanno per come forse, ripeto, soprattutto fuori casa, perché in casa credo che siamo la squadra migliore. Sì, ha due facce da questo punto di vista. Direttore, io chiedo anticipatamente scusa a tutti i carabinieri in ascolto, una vecchia barzelletta sui carabinieri che diceva, c'erano i due carabinieri in auto, uno diceva all'altro: collega, vedi se funziona la freccia, ora sì, ora no, ora sì, ora no. Noi siamo la Cireale in questo momento è come quella freccia, ora sì, ora no. Ora speriamo, sì, ora che no. Si smetta l'intermittenza, ora sì, ora sì, ora sì, ora sì, però dico perché... Però così... anche perché il rischio, sa qual è, direttore, che... invece il rischio è che ti scivoli il piede in casa e poi a questo punto i punti, questo bisogna vedere come i punti si persi mette, poi cominciano a diventare troppo. Se dobbiamo essere sulla visione pessimistica o no, visione... non è pessimismo, è un'osservazione. Ma io mi auguro che invece così come cambiamo il ruolino di marcia fuori casa, fuori casa, e fai due tre vittorie di fila. Abbiamo detto, si pensava a un filotto di vittorie. Allora chi crede nel proprio lavoro e sono d'accordo, chi crede nel proprio lavoro ed esce, a volte le cose non vanno bene, esce perché l'ambulante che esce e che c'è maltempo e pensa di portare a casa qualcosa, certo. Esce, c'è maltempo e non porta niente oggi, e poi l'indomani spera. Allora, nel caso di Guder Mister, ovviamente lui crede nel proprio lavoro, la società in questo momento sta dimostrando che siamo, voglio dire, crediamo anche noi in quello che sono state le partite, dico, importanti della CA. La CA in certi momenti è uscito. Fuori casa, ripeto, fuori casa, perché poi è quello che ci sta condannando in questo periodo. Sì. Fuori casa non siamo stati forse lucidi, forse bravi, forse fortunati, forse siamo stati non lo so. Fuori casa non siamo riusciti a dare continuità a quello che abbiamo prodotto in casa. Quindi vedete, ecco, il bicchiere mezzo pieno. In questo momento lo vediamo mezzo pieno, se no non c'era motivo di andare avanti con... E allora, se la Cireale conferma questa intermittenza partendo da un altro sì, mercoledì, turno infrasettimanale in casa contro il Troina, dovrebbe vincere. Conosciamo meglio il prossimo avversario dei Granata.
Una delle bestie nere della Cirale degli ultimi anni è sicuramente il Troina, bestia nera che la Cirale non ha mai battuto in trasferta e nella gara di andata finì 0-0. Quel Troina dell'andata però non si può considerare di certo il Troina di adesso. L'allora tecnico Ezio Raciti è stato esonerato e al suo posto è arrivato mister Peppe Mascara, che ha riportato un certo entusiasmo nell'aria nonostante i risultati altalenanti dell'ultimo periodo. Vedi le ultime due sconfitte casalinghe contro Biancavilla 4-0 e Rotonda 2-1, in mezzo però la vittoria nel recupero di mercoledì sul campo del Santa Maria Cilento per 2-1. Una squadra che occupa l'undicesimo posto in classifica con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. L'organico è stato rivoluzionato grazie al mercato, con l'arrivo di Ficarotti e Balistreri, che rappresentano le due punte di diamante della squadra, con 5 reti realizzate in 2. Poche certo per un attacco che d'altronde non segna tanto e che rappresenta il secondo peggior reparto offensivo del girone, con 12 gol fatti in 17 partite. I gol subiti invece sono 22. In trasferta il rendimento del Troina non è certamente dei migliori, con soli 4 punti ottenuti, frutto di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte. Il match tra Cireale e Troina è ormai un classico del girone I. Il primo confronto tra le due squadre risale alla stagione 2006-2007 nel campionato di promozione e fu un pareggio in entrambe le sfide di andata e ritorno. La storia recente, a partire dalla stagione 2017-2018, dice solamente 2 vittorie ottenute dai Granata contro le 4 ottenute dal Troina. Il primo confronto di 3 stagioni fa fu in Coppa Italia, quando la Cireale vinse 3-0 dopo i calci di rigore. In campionato, nella stessa stagione, la Cireale ottenne 2 sconfitte, 3-1 in trasferta e 2-1 ritorno in casa. Nella stagione 2018-2019 poi la Cireale all'andata si è resa in trasferta per 2-1, al ritorno allo stadio Ace Galatea finì 2-2. Nella stagione scorsa invece la Cireale riuscì a battere il Troina in casa per 4-2 nella gara di andata, mentre al ritorno i Granata persero 2-1. Allora, questo è il prossimo avversario della Cireale, mercoledì nel turno infrasettimanale, seconda giornata di ritorno, il Troina che ha inanellato 3 KO nelle ultime 5 partite, una squadra piuttosto scorbutica, no? Lo chiedo un po' anche agli ospiti in studio, una squadra capace di perdere 6-0 a Messina, ma capace di battere in casa la Gelbison, capace di perdere 4-0 con il Biancavilla in casa, ma capace di andare a vincere in casa del Santa Maria Cilento. Sicuramente non sarà una partita facile, come non ce ne sono in questo campionato. Bisogna capire, credo, quali saranno le scorie che resteranno dalla sconfitta di Rende e dalla giornata di oggi, no? Raffaele? Ma non sarà per niente una partita facile, anche perché non è che il Troina verrà da Cireale a lasciare gli spazi per farsi prendere in contropiede. Si metteranno con un comodo 4-5-1 dietro la linea della palla e fate il gol se ci riuscite. E noi abbiamo capito che contro queste squadre la Cireale ha grossissime difficoltà a sbloccare il risultato. Sì. Quindi non sarà per niente, forse sarà una partita più complicata di quella con il Football Club Messina, che invece alla fine, se non avesse segnato al terzo minuto, magari se la sarebbe giocata in un altro modo. Però sarà una partita molto rognosa, molto complicata, in cui bisogna stare molto più attenti di come si è stati a Rende. Il fatto però di giocare in casa, Chris, credo che anche numeri alla mano conti qualcosa per questa Cireale, no? Finora è stato così, ci auguriamo, direttore, che continui. Adesso il Torino mi suscita un pochettino di ricordi negativi, perché è la squadra che ci ha dato la prima sberla, che ci ha svegliato a inizio campionato, quando eravamo convinti di poter fare una cavalcata trionfale verso il pareggio 0-0, e quel pareggio un attimino ci ha fatto pensare, ma forse sai che qualche problema. E quella paradossalmente fu l'unica trasferta, Chris, in cui la Cireale non subì gol in tutto il campionato e che giocò un uomo in meno perché fu espulso, sì, quasi in tutto il secondo tempo, Rizzo. Sì. Quindi sarà un mercoledì complicato, un altro mercoledì non facile da vivere. Tanto ormai ci stiamo abituando. Un altro mercoledì complicato e difficile, ma quanto mai importante. A cui seguirà poi un'altra gara. No. La trasmissione mercoledì sera, certo. Ne approfittiamo. E poi domenica l'altra partita. In questi casi, mister Sorbello conta rigiocare subito, cioè è un vantaggio anche per, alla luce di tutto quello che è successo. Per esperienza personale, sì, quando io perdevo le partite, quando giocavo tanto tempo fa, perdevamo le partite, volevamo giocare l'indomani per chiaramente per rifarti, per dimostrare che magari è stato un incidente di percorso. Quindi credo che i ragazzi, insomma, mercoledì confermeranno il l'iter vittorioso delle partite in casa.
Non ho dubbi su quello. Ed è quello che ci auguriamo un po' tutti. Abbiamo in collegamento telefonico intanto l'ex presidente, se non sbaglio, o vicepresidente dell'associazione Noi Siamo Cereale, Gianluca Cannavò, che ringraziamo per essere con noi e che abbiamo contattato in particolar modo per un chiarimento, prima parlando del passato, delle vecchie gestioni del club. Si è fatto riferimento al ripescaggio in Serie D ai tempi di Gugliotte, della cordata messinese. Gianluca, ti saluto intanto e benvenuto. Cosa volevi precisare? Buonasera a tutti in studio, al direttore amico Fasone, a Chris, a Mocemeci, al mister grande capitano che ci ha fatto assaporare il grande carcere cereale, che ancora oggi ringrazio, il buon Torpello, perché grazie a lui credo che a Reggio Cereale abbiamo visto il calcio vero, il calcio che conta. Sì. Io volevo intervenire, ho chiesto di intervenire per una inesattezza che ho sentito da parte del Mozzonesi, di Raffaele, che saluto ancora una volta. Ciao Gianluca. Rispetto alla vicenda ciao Raffaele, rispetto alla vicenda dei messini. Io devo dire, perché conosco bene la storia, come la conosce bene Giuseppe Fasone, che insieme ci siamo avventurati in questa impresa, che i messinesi non ci hanno lasciato una società con debiti. Questo lo volevo dire e lo voglio dire con grande chiarezza, perché forse a volte ci dimentichiamo alcune cose. Noi solo grazie al dottore Gugliotta, e questo è bene dirlo, oggi siamo in Serie D, perché noi non vincevamo campionati da 7 anni, abbiamo fatto tanti anni di eccellenza, e grazie al dottore Gugliotta, che ha fatto le pratiche del pescaggio, ha messo lui la seduzione, la Cereale allora è stata ripescata in Serie D. Poi i messinetti, sappiamo tutti perché è storia, sono stati estromessi dalla gestione, sono stati fatti dei contratti con il giocatore, allenatore e quant'altro, che loro sconoscevano, perché sono stati estromessi dalla gestione e messi fuori dalla società, e tutti questo lo conoscono, per cui non hanno nessun tipo di responsabilità sulla questione dei debiti. Devo dire che li dobbiamo ringraziare, perché quando io, Giuseppe Fasoni e tutta un'intera comunità mi ha chiesto di andare al dottore Gugliotta per rimettere in moto la società, dove io ho messo la faccia insieme a Giuseppe, insieme al comitato, i messinetti sono resi subito disponibili, e grazie a loro oggi siamo in Serie D. Volevo ribadire questa inesattezza, nel senso che noi non stiamo pagando nessun debito dei messinetti. Noi ci hanno dato la possibilità di avere una società nuova, perché noi abbiamo fatto una società nuova con zero debiti erariali, zero debiti con fornitori, ci siamo riportati solo dei debiti sportivi non contratti dai messinesi, ma dalla gestione Pulpirenti e Company. E Gianluca hai fatto bene. Io questo lo volevo ribadire, perché ci tengo, per un fatto umano, perché il dottore Gugliotta mi ha messo nelle condizioni, a me Giuseppe, di poter fare una nuova società. Ho personalmente, insieme a Fasone, garantito l'operazione, e ci tenevo per un fatto morale. Sì, sì, ma hai fatto bene Gianluca. Hai fatto bene Gianluca, infatti quello che dice, Gianluca è vero, non sono debiti contratti dal dottore Gugliotta. E 4 anni fa la richiesta di pescaggio la fece il dottore Gugliotta. Oggi, se siamo in Serie D, lo dobbiamo dire grazie a tanti, me lo dice Piero Infantino, me lo dice il dottore Gugliotta, me lo dice Michele, me lo dice quello, me lo dice quell'altro. Siamo grazie a tantissimi, siamo in Serie D. La verità è che noi, io e Gianluca, all'epoca, quando abbiamo fatto questa follia pazzia di rilevare questa società, pagandola al dottore Gugliotta, perché Gianluca lo sa, l'abbiamo pure pagata, e quindi ancora c'è qualche una sciocchezza, voglio dire,
e ci siamo ritrovati quasi 300, 250, 300 mila euro di debiti contratti con i giocatori che non erano pertanto, dico, e quelli purtroppo, dico, c'è stato poco da fare, l'abbiamo dovuti sanare. Va detto che Gugliotta non era da solo in quella società, c'erano altri, se non è stato Gugliotta qualcuno li avrà fatti questi debiti. Non erano debiti di Gugliotta perché c'era prima... Ma dico, non è che sono venuti fuori da soli questi debiti, qualcuno li avrà fatti, se non è stato Gugliotta sarà stato chi gestiva la società. Ma prima la società partì con Pulvirente e Notarico. Certo, Pulvirente. Da prima ancora, quindi. E quindi. Comunque io non ricordo questi numeri dei 300.000 euro, forse erano un po' meno i debiti sportivi, ma dico, non voglio entrare, però ci hanno consentito di fare la scissione dalla vecchia società per poter fare una nuova società. Questo è stato... diciamo il ringraziamento che do comunque al dottore Gugliotta. Sì, Gianluca, abbiamo capito perfettamente il tuo intervento. L'associazione non è nata per pagare i debiti che avevano contratto, l'associazione è nata perché noi eravamo stanchi di avere società di personaggi che oggi c'erano, domani non c'erano, e costruire una cosa nostra gente. Sì. Ovviamente noi non avevamo queste grandi ambizioni, perché non li potevamo avere, perché noi abbiamo costruito e pensato, immaginato e sognato una società che fosse, diciamo, a portata di mano, a portata del nostro territorio, delle persone. che ci vogliono bene. E sicuramente magari, Gianluca, da questo punto di vista avete raggiunto pienamente l'obiettivo. Chris, voleva farti una domanda al volo, poi dobbiamo chiudere. Vorrei farti una domanda, ne approfitto perché sei in collegamento, è un altro argomento completamente diverso. Corre voce, magari tu me lo puoi confermare o smentire, che nelle scorse settimane tu abbia contattato, ti sei fatto tramite con un imprenditore catanese per rilevare la società. La confermi questa voce o la smentisci? Ma assolutamente smentisco, assolutamente, perché io non sono per fare società di altre persone, io sono e lo sono sempre stato per fare la società degli agenti, per fare la società che si può gestire da cereale, anche con, non pensando alla serie C o alla serie B, perché se uno ha le condizioni finanziarie questa cosa li fa, se non ce l'ha non li fa. Chiaro. Io sono per una società che duri nel tempo. Io l'unica cosa che mi garantisce, voglio dire, rispetto a questo progetto, io non conosco le dinamiche societarie e finanziarie, perché non ho il ruolo per poter entrare e non ci voglio neanche entrare. Sì. Io la mia garanzia è il direttore Fasone, l'amico Fasone, la CES Fasone, Gianluca, grazie. Che dice che la situazione amministrativa e finanziaria è serena, e a me questo mi rasserena, perché quando lo dice Fasone, che persona seria. Ricordi, noi ovviamente con tutte le difficoltà che ci possono essere in questo momento, maggior ragione, perché non ci sono neanche la voce in cassi da botteghino. No, esatto, dico, io ritengo che stiamo facendo veramente tanti sacrifici tutti quanti, ma soprattutto che poi, oltre quelli economici, sono i sacrifici di ciò che si dedica nel quotidiano, perché dedicare il proprio tempo di quella cereale è un piacere, però sono sacrifici, certo, perché comunque alla fine lo si sottrae tempo cose. Al lavoro, alla famiglia, tutto. Ovviamente tutto l'associazione, per carità, è complementare, dico, è perché quest'anno, dico, abbiamo sì 60 iscritti, dico, perché, però solo l'associazione non basta, voglio dire, a mantenere una società di... Però grazie all'associazione, a quello che avete fatto in questi anni, siamo qui oggi. È importante e fondamentale, e noi la vogliamo far crescere. Dico, Gianluca è il vicepresidente, io sono il presidente, noi vorremmo che questa associazione veramente... Sull'associazione potremmo dire tante cose, io oggi credo che non è il momento... Di parlare dell'associazione, dico, perché ci sono altre problematiche. L'associazione inizialmente ha comunque un'altra idea, poi ovviamente col tempo le cose si evolvono in un certo modo, va bene anche così, però credetemi, io rispetto anche alla domanda che mi ha fatto Chris Grasso di un'altra cordata, ma io non credo a queste cordate. No, non ho parlato di cordata, Gianluca, io non ho parlato di cordata, io ho parlato di un imprenditore. Cioè, no, di cordata, parlo di una cordata, sono più quindi persone, di una singola persona. Di una singola persona. Ma infatti è una domanda, perché potevi smentire o confermare, le smentite, basta, finisce lì, per carità. No, noi crediamo quello che dici, per carità. Non parlo mai con nessuno, assolutamente, mi faccio il mio ruolo con grande serenità.
Sono il primo tifoso della generale, il primo tifoso che Gianluca, non è che sarebbe stata una cosa negativa, nel senso non è che l'avresti fatto per male, l'avresti fatto per bene. Assolutamente, ma anche perché credo che non ci sia neanche l'esigenza, perché abbiamo una società che sta bene, finanziariamente sta bene, amministrativamente sta bene. Io ritengo che comunque non necessita neanche un altro imprenditore, perché non c'è al momento nessun tipo di motivo. Okay. Ma ritengo chiarissimo, chiaro. Io ho sempre creduto che il progetto Acese, il progetto dell'associazione, è un progetto importante che va tutelato. E volevo dire l'ultima cosa, sì, all'amico Fasone: è vero che ci sono i botteghini chiusi, ma io sfido qualsiasi città d'Italia che, pur sapendo che i campi erano chiusi, perché questo è chiaro, che i campi che erano chiusi si sapeva già da marzo del 2020, giusto? Non è che è stata una novità. In realtà le prospettive, Gianluca, iniziali erano diverse. Gianluca, non è così. Non è così, ma Gianluca. Noi abbiamo 600 abbonati. Non è così. Abbonati, dobbiamo ringraziare 600 abbonati. Quando ancora si pensava che i campi sarebbero rimasti aperti. Di quei 200 sono curva. E sono 20. 600, dico, saranno curva, saranno prosico. 600 abbonati vuol dire. Tu vuoi dire che quindi lavora. Cosa vuoi dire, Gianluca? C'è una grande passione certo, in questa città. Era positivo il suo. Ma questa è la cosa importante. Ma i nostri tifosi sono l'arma in più sempre. Nonostante lo stadio chiuso, i tifosi sono l'arma in più. Ma questo credo che volessi dire. Sono stati sempre un'arma in più, sia in casa che fuori casa. Vabbè, Gianluca, dobbiamo chiudere. Gianluca, sintetico. Mi sono permesso di intervenire solo per chiedere questo aspetto. Noi non dobbiamo avere come capo espiatore i messinesi, perché grazie ai messinesi siamo oggi in Serie C. Anche grazie a loro siamo qui. Fasone compreso, Cannavò e tutti quelli che hanno creduto in noi, oggi siamo qui che possiamo parlare di Serie D. Al mister e nostro bomber Sorbello, che ha creduto in noi, che ci ha sponsorizzato, che ha ceduto la sua maglia alla Serie B in una riunione che non dimentico, perché quelli sono momenti importanti. Io credo che dobbiamo sempre sostenere questo progetto Acese e di trasparenza, per cui comunque guardiamo in maniera positiva, dobbiamo essere ottimisti, perché i fatti ci dicono che ancora siamo lì e possiamo credere in grandi obiettivi. Assolutamente, grazie a voi, Gianluca, grazie. Buon lavoro. Grazie per questo intervento, ti aspettiamo qualche volta ospite qui a lunedì Granata. Allora, noi siamo praticamente in chiusura. È stata sicuramente una giornata lunga, direttore Fasone, una giornata molto turbolenta e importante anche per il presente e il futuro della Cirale, visto che ancora praticamente manca metà campionato, cioè siamo già a fine febbraio ma manca ancora metà campionato. Lo ha ribadito, Pagana resta allenatore della Cirale, il sogno continua e numeri alla mano e ancora a portata di mano di questa squadra. Serve sicuramente uno scossone che per alcuni poteva essere l'esonero o accettare le dimissioni di Pagana. Voi chiaramente come società avete fatto le vostre valutazioni, e tra meno di 48 ore si torna in campo. Dobbiamo chiudere. Grazie a Chris Grasso per essere stato con noi. Ci grazie rivediamo mercoledì. Grazie al direttore ancora una volta di grazie. Averci messo la faccia dopo una giornata così grazie importante. A voi. Grazie a voi e spero veramente che comunque alla fine, che è una cosa importante, tutta quanta la tifoseria comunque trovino sempre un legame e portino avanti, non soffrendo, perché vabbè, la sconfitta, dico, è una cosa che magari non la digeriamo e pertanto chiunque ci resta male, però che ci si unisca e si porti avanti sempre con tanto amore quello che è il nostro amore per la Cirale, questo è quello. Assolutamente, ma le critiche anche della ci parte stanno. Più come dire estremista della tifoseria, credo che arrivino proprio per il troppo amore per questa squadra. Sicuramente nulla di personale. Grazie a mister Orazio Sorbello per essere stato con noi. Lo rivogliamo assolutamente. Magari in un periodo un po' meno caotico, in una giornata un po' più felice per i colori granata, così possiamo fare anche un po' di Amarcord con più leggerezza. Grazie a Raffaele Musumeci. Grazie a tutti, buonasera, ci rivedremo mercoledì sperando di poter commentare un altro successo. Esatto. Interno.
Grazie Pierangela e ci scusiamo con tutti i messaggi che non abbiamo potuto leggere perché stasera sono stati tantissimi, no Pierangela? Grazie a te Mario, buonasera a tutti. Sì, stasera praticamente era come se la piazza fosse qui con noi, siete stati davvero in tanti, a presto. Esatto. Abbiamo fatto del nostro meglio, grazie ai tecnici, grazie alla regia e a tutti voi che ci avete seguito da casa. Lunedì Granata torna puntuale mercoledì sera alle 20.30 dopo Acireale Troina, che potrete seguire con diretta dallo stadio mercoledì a partire dalle 14.15 con Daniele Trovato e Antonio Panebianco su Radio Etna Espresso ed Etna Espresso Channel. Buonanotte.